Allora, buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti. Mi presento, sono Marina Parente, sono la direttrice del Master Design, Creatività e Pratiche Sociali, un master del Politecnico di Milano svolto in collaborazione con la Fondazione Pistoletto e gestito da Polydesign e da Accademia Unidee. E quindi anche la direzione in realtà è condivisa tra me che rappresento il Politecnico di Milano e Paolo Naldini e poi Michele Cerruti Butt che invece rappresentano appunto la Fondazione Pistoletto. Vi ringraziamo di essere qui presenti con noi, di partecipare a questo webinar che è aperto non soltanto agli iscritti del Master che seguono questa seconda edizione, ma anche agli esterni che sono interessati a queste tematiche. Oggi in particolare parleremo con i nostri graditissimi ospiti di un tema che è, diciamo, alla base dell'obiettivo di questo Master, e cioè ci interrogheremo su che cosa significa oggi parlare di prosperità sostenibile, soprattutto rispetto agli ultimi scenari e quindi a un mondo che velocemente si sta modificando, soprattutto con le cose che sono accadute in questi ultimi anni, quindi che stanno comunque accelerando dei processi di cambiamento. Ne parleremo dopo un'introduzione di Paolo Naldini con Domenico Sturabotti, che è direttore di Simbola, che è la fondazione, Simbola, Fondazione per la Qualità Italiana, che è un centro di ricerca che svolge una serie di studi e di report molto approfonditi su alcuni elementi che sono cruciali per capire un posizionamento anche dell'Italia rispetto a dei temi di sviluppo locale, di progresso, di economia, molto orientati anche a mettere a valore, a sistema, quelle che sono le caratteristiche del territorio italiano. Seguirà poi Pierluigi Sacco, che è un economista, si occupa di economia della cultura ed è anche un esperto, un consulente di un centro internazionale per la cooperazione e per lo sviluppo, la cui sigla è OECD. E quindi ci parlerà, ci tratterà essenzialmente di come si può fare innovazione sociale attraverso un driver potentissimo che è quello della cultura, quindi della promozione della cultura. Infine avremo Luca Streri, che è il presidente e il fondatore di Semi Onlus di Torino e anche il fondatore dal 2004 di un movimento che si chiama Movimento Mezzo Pieno. Lui introdurrà un tema interessante, cioè in cui combinerà i temi diciamo, di sviluppo economico con un tema più legato al tema sociale, quindi a quello che è l'elemento di felicità pubblica, se così si può dire, quindi come conciliare un progresso economico di un territorio insieme poi a una soddisfazione personale e collettiva, quindi di felicità, di benessere collettivo. Io magari non vorrei levare tempo ai nostri relatori, lascerei magari la parola a Michele Cerruti Butt, che magari può approfondire un po' quelli che sono gli elementi anche distintivi di questa felice collaborazione tra Politecnico di Milano e Fondazione Pistoletto, che quindi conciliano un metodo progettuale, che è quello proprio del design e della progettazione strategica, con una visione che invece appartiene al modus operandi di Michelangelo Pistoletto e che quindi vedono un'interpretazione molto particolare dell'approccio dell'arte ai temi di innovazione sociale. Grazie. Grazie Marina, buongiorno a tutti. Sì, io vorrei fare due cose, un po' rispondere a questa sollecitazione di Marina, cioè dire due cose in più sulla specificità di questo master, ma poi soprattutto, come dire, siccome Paolo Naldini, il direttore della fondazione, proverà un po' a mettere in ordine alcuni pensieri intorno al concetto di prosperità sostenibile, in un saluto iniziale, provare a dire da dove nasce, insomma, questa l'idea di ragionare intorno a un concetto che è parzialmente diverso da quelli a cui siamo abituati di sviluppo sostenibile o di crescita o decrescita.
Il master, però, prima diceva giustamente Marina che il master è, come dire, un progetto che è costruito insieme Polidesign e Accademia Unidee, Politecnico di Milano e Fondazione Pistoletto. E il senso è proprio quello che un po' si diceva, cioè cercare di mettere insieme due approcci tra loro, come dire, a volte sovrapposti, a volte paralleli, a volte che si incrociano, a volte no, cioè quello dell'arte e quello del design, intorno a un tema che è quello del futuro, sostanzialmente. E in che modo siamo in grado di immaginare, di pensare, di ripensare il futuro, in che modo siamo in grado di mettere, di progettare quel futuro o di costruire delle pratiche in ordine a immaginare un futuro diverso davanti a un mondo che sappiamo è squilibrato, ha una serie di tensioni, di problemi, di crisi diverse su diversi punti. E fondamentalmente l'obiettivo del master è proprio quello, cioè fornire gli strumenti per essere in grado di diventare innovatori culturali, innovatori sociali, in grado di avere le competenze di riprogettare il futuro e mettere in pratica delle pratiche dell'arte del cambiamento, che sono quelle che Città dell'Arte sviluppa da 20 anni ormai. Perché però siamo arrivati a questo tema della prosperità sostenibile? Per almeno 4 diverse questioni, che sono anche alcune delle maggiori questioni che poi vengono trattate all'interno del master attraverso le pratiche del design e dell'arte. La prima questione è quella della crescita. L'idea, la nozione di prosperità sostenibile nasce anzitutto dal mettere in discussione l'idea di crescita, l'idea di progresso, l'idea anche di sviluppo. Si è parlato naturalmente dagli anni 70 in poi dei limiti della crescita e di una necessaria nuova forma per parlare di progresso per parlare di futuro, che spesso si è traghettata nella nozione di sviluppo sostenibile. Nozione anche questa di sviluppo che anch'essa è in parte problematica, perché in qualche modo, come dire, non mette in discussione realmente il sistema e si porta dietro, la pandemia l'ha evidenziato, una serie di problemi rilevanti. Questo è uno dei temi principali, che cosa significa fare sostenibilità. E il master lo attraversa da molti punti di vista, soprattutto appunto dal punto di vista dell'arte e del design. Il secondo tema è quello del territorio. Parliamo di prosperità sostenibile o di prosperità senza crescita perché i territori che abitiamo, salvo alcune grandi straordinarie capitali dell'economia e del capitalismo contemporaneo, il territorio, soprattutto quello europeo, è un territorio in crisi, è un territorio in contrazione, un territorio di dismissione, di grandi processi di invecchiamento, un territorio in cui non è più possibile parlare di espansione, ma invece abbiamo bisogno di parlare di un'altra idea di futuro che può essere incarnata proprio dall'idea di prosperità. È un territorio in cui ci sono le imprese, soprattutto nel territorio europeo, ci sono molte, moltissime imprese di moltissimi settori produttivi, settori produttivi e specializzazioni, che hanno anch'esse la necessità di ripensarsi, hanno anch'esse la necessità di ripensare il loro ruolo all'interno del territorio. Ecco, il territorio è un altro nodo di questa prosperità che cerchiamo di affrontare, di smontare, di comprendere. Il terzo nodo è quello del capitalismo. Ce ne parleranno oggi i nostri ospiti in modo diverso, un capitalismo che è al di fuori del quale non c'è niente, diceva Mark Fisher, non solo lui, un capitalismo camaleontico che impara dalle sue crisi. È un capitalismo che però fondamentalmente costruisce squilibri e disuguaglianze e che ha bisogno di un profondo rinnovamento. Ecco, è quel rinnovamento la chiave attraverso cui cerchiamo di affrontare anche le necessità della società di confrontarsi con quello. E un ultimo nodo che ci ha portato a sviluppare l'idea, il concetto, insomma, a elaborare questo progetto di prosperità sostenibile, che è la crisi della democrazia. C'è una profonda crisi politica della rappresentanza, anche delle competenze tecniche, e contemporaneamente l'emersione di nuove forme di attivazione, di nuove forme di governance, nuove forme di partecipazione della società civile, l'innovazione sociale, l'innovazione della società all'interno della società, che passa anche e soprattutto attraverso le nuove o vecchie forme organizzate del vivere insieme e che per noi sono la cellula di un possibile ripensamento di questa dimensione anche democratica.
Ecco, la prosperità sostenibile, che è il tema del master, si muove anzitutto su questi quattro macro temi. La crescita, la sostenibilità, il territorio, le imprese, il capitalismo e la democrazia. Ed è proprio attraverso il design e l'arte che in qualche modo i nostri studenti cercano di affrontare ciascuno di questi temi e molti altri, naturalmente, per acquisire delle competenze di pensiero intorno al futuro. Però ecco, lascerei un saluto da parte di Paolo Naldini, che è il direttore della Fondazione, che ci aiuterà ancora di più a capire perché ragioniamo di prosperità sostenibile, e poi avviamo questa conferenza, questo dialogo tra i nostri ospiti. Grazie. Grazie Michele per la tua ottima introduzione, grazie Marina altrettanto. E parto subito in media stress. Allora, le persone nutrono dei bisogni sociali che non possono essere esauditi interamente e sempre dai beni materiali. Pensiamo alla partecipazione alla vita di comunità, alla vita sociale, a tutti i nostri affetti, alle gratificazioni che derivano dalle relazioni che abbiamo gli uni con gli altri o con il pianeta, con la natura, il mondo animale, eccetera. La stessa creazione, il creare, ci gratifica e appunto sconfina, è fuori dalla dimensione del possesso di oggetti materiali o di ricchezza, così come calcolata dai vari sistemi che siamo abituati a guardare per verificare la temperatura della nostra vita, della nostra società, la temperatura economica, no? che però spesso, così tanto spesso si associa nell'immaginario collettivo ad una ipotizzata, presunta condizione di felicità. Come ricordava Michele, la crisi ormai sistemica che stiamo vivendo ha scardinato però in maniera profonda questo credo un po' economicistico, diciamo così, no? E quindi sono comuni ormai nell'immaginario di molti di noi delle idee di rivedere i modi di contabilizzare sia la contabilità nazionale, quindi il PIL, eccetera, ma anche altri tipi e ambiti di misurazione del benessere, della qualità della vita, dell'idea di democrazia, libertà, eccetera. Ci sono straordinari lavori di personaggi che sono veramente dei capolavori, come quelli di Amartya Sen, per esempio. E, quindi diciamo che le scienze sociali sempre più si occupano di felicità e sempre meno in relazione a questi concetti di crescita economica tout court, eccetera. Una allieva di Sen, la Martha Nussbaum, ha elaborato ampie metriche e anche visioni che appunto approfondiscono questi temi. Lo stesso concetto di povertà, vi dicevo prima, viene ripensato. Un libro straordinario di Ranema, Rashid Ranema, parla proprio di rapporto tra povertà e miseria e quindi mette in evidenza come la miseria sostituisca, cacci la povertà, introducendo una dimensione di dipendenza e anche di incapacità. Non capacità, ecco, da Nussbaum parla di capacità. E quindi come il sistema capitalistico occidentale e neoliberista esporti non tanto democrazia, come voleva quel grande teorico che si chiamava Rumsfeld, che forse qualcuno di voi ricorda, chiaramente sono ironico quando dico che era un grande teorico, e invece esportiamo miseria. Per passare dal concetto di sviluppo sostenibile all'idea di prosperità sostenibile,
E ricordo che Tim Jackson, un filosofo economista inglese, ha un po' coniato in maniera formale questa terminologia. Secondo me, noi occorre, tra le tante cose, però occorre anche lavorare sull'immaginario e soprattutto disautomatizzare o deautomatizzare, decolonizzare il nostro immaginario. Sono parole un po' complesse, se vogliamo riferirci a Stigler e l'automatismi sociali e alla Touche per la decolonizzazione, possiamo farlo, ma rimanendo su un terreno più, come dire, più immediato, di immediatezza, il concetto di deautomatizzare rispetto a queste associazioni mentali così potenti, per cui tendiamo ad associare appunto i beni materiali alla felicità e addirittura alla nostra stessa realizzazione come umani, no? Disautomatizzare vuol dire non essere più autonomi. E com'è che si coltiva la disautomatizzazione? Un elemento fondamentale, quasi un antidoto fondamentale, un contrappeso fondamentale è l'essere autore. No? L'autore è colui che crea, che coltiva la pratica nella dimensione della concretezza. E quindi interviene nella realtà, superando persino la posizione della critica. Quando pongo qualcosa nel reale, creandolo, sono già al di là della critica, ma sono al di là nel senso che ho assunto la critica, che è sostanzialmente constatazione, manca qualcosa, lo pongo o lo poniamo insieme. E poi chiaramente poi c'è il concetto di co-creare rispetto alla semplice idea del creare. In questi decenni si è molto parlato del tema del corpo. Io vorrei anche qui ricordare come la riappropriazione della nostra dimensione corporea, se vogliamo anche con la suggestione della biopolitica foucaultiana, ma anche in termini proprio più di dimensione di esercizio di quella capacità di uscire dalla zona di comfort, di automatismo che la ginnastica corporea, la danza, la presenza fisica del corpo che occupa spazio e che negozia spazio, quanto questo è importante in questi anni di pandemia, per esempio, no? Ecco, riappropriarsi del corpo come un elemento che ti fa sentire il tuo corpo stesso come una presenza che tu stesso reifichi, vivifichi, conduci. C'era uno strano personaggio che si chiamava Gurdjieff all'inizio del secolo scorso, che faceva danzare assumendo posizioni assurde e strane, perché altri pensava che attivando l'innaturalezza della dimensione corporea si aprisse la strada verso appunto la deautomatizzazione mentale, psichica, e quindi si cominciasse a poter lavorare sulla riappropriazione di una dimensione di consapevolezza e autorialità. E quindi la dimensione della prosperità sostenibile, affrontata nei termini appunto di cominciamo a definire l'immaginario, i simboli. Noi, Città dell'Arte, è fondata sull'impegno a costruire simboli. Pistoletto per primo, ma se vogliamo addirittura la cultura visiva che incomincia nelle caverne della nostra preistoria, durante la quale rappresentiamo noi stessi, la mano, il bisonte, eccetera, costruiamo simboli. Il linguaggio, quindi il linguaggio è continuamente un simbolo della realtà. No? Quando dico penna e poi prendo la penna, io costruisco la parola penna, ci insegnano i linguisti, che è la costruzione, i semiotici, di una simbologia. Quindi lavorare con i simboli
è anche qui una appropriazione di consapevolezza, perché la nostra mente lavora con i simboli. Noi possiamo magari esserne inconsapevoli, e spessissimo lo siamo. Ed è per questo che un percorso di riappropriazione di una dimensione di autorialità non può che passare anche attraverso la riappropriazione della dimensione simbolica. Quando parlo, quando costruisco immagini o metafore. In questo modo l'automa quindi assume anche una posizione di responsabilità. L'automa diventa autore, diventa responsabile. In questo senso la strada verso la sostenibilità si traccia unendo la deautomatizzazione con la responsabilità e la sostenibilità. Questo è un percorso che stiamo affrontando. Devo dire che è stato illuminante in questi 20 anni studiare, incontrare pratiche di soggetti più diversi, naturalmente partendo dai soggetti artistici e collettivi, come ad esempio Cooking Sections, che sono un duo che in questo momento ha una mostra alla Tate, che sono anche dei nostri tutor o docenti dell'Accademia e del Residency Program. Quindi studiando queste pratiche in cui le comunità assumevano una dimensione di diretta, scusate il bisticcio, pratica o praxis della loro esistenza e presenza, ci siamo nutriti di ispirazioni che sempre più ci hanno consolidato e confortato nella direzione che oggi chiamiamo, e qui finisco, una direzione che vuole addirittura contribuire a rifondare il concetto di democrazia, che noi chiamiamo democrazia, no? Democrazia, esercitare la nostra dimensione civica attraverso la dimensione di una pratica consapevole. Poi molti, io mi rifaccio per esempio a Galimberti, che straordinariamente ci spiega come teoria e pratica non siano per nulla un'opposizione essenziale, cioè di fatto, ma siano due aspetti di una medesima proazione nel mondo. Ma qui non c'è tempo di affrontarlo, mi piaceva solo ricordarlo. Quindi qui termino, e in tutto questo credo che la parola, il termine, il concetto di creazione sia stata piuttosto evidente nelle mie parole. Io credo che l'arte al centro di un programma di rifondazione o rigenerazione della società abbia un ruolo fondamentale. Naturalmente non è una solitaria e superba presenza, ma è invece una bellissima connessione, collaborazione con le scienze, le pratiche più diverse, cosa che stiamo coltivando e che questo master, già soltanto nella nostra compresenza felice con Marina e Polydesign, già rappresenta. Quindi io chiudo e ringrazio naturalmente tutti voi presenti e soprattutto Domenico, Pierluigi e Luca per la generosità della vostra presenza qui con noi. Buon lavoro. Grazie Paolo, grazie Michele, e adesso direi che a Domenico Sturabotti tocca aprire con il primo intervento, quindi ripeto, Domenico Sturabotti è direttore di Simbola e quindi ci racconterà l'attività che Simbola sta svolgendo in questi anni, e lascio a lui la parola, grazie. Grazie Marina, grazie Paolo e Michele per l'introduzione. Il simbolo vuol dire, è una parola latina che vuol dire mettere insieme. E quando nacque la fondazione, ormai più di 15 anni fa, l'idea è quella di guardare un po' il paese con occhi nuovi, no? Quello che poi mi sembra che fosse anche il messaggio anche di Paolo. Il paese è un paese estremamente ricco, con grande storia, ma anche con grande presente, che ha un grandissimo capitale umano che spesso lasciamo andare via dal nostro paese. Quindi quello che manca al nostro paese non sono tanto gli ingredienti, ma quanto la capacità di mettere insieme questo capitale straordinario che comunque il nostro paese riesce ancora a generare, e dentro delle ricette in qualche modo.
E la ricetta che noi individuiamo come fondazione Simbolo è proprio quella della qualità, cioè l'Italia è forte ovunque nelle relazioni sociali, territoriali, nelle produzioni, quando punta sostanzialmente su quello che sa fare meglio, cioè appunto la qualità. E la qualità, se volete, è stata un po' l'antidoto che è servito nel paese a superare tante fasi di crisi. Anche Pierluigi, in uno studio che fece qualche anno fa sul vino, racconto anche un po' la metafora del vino italiano, in cui un meccanismo, diciamo, che nasce anche da un evento tragico, quello della crisi del metanolo, e innesca un meccanismo interessante in cui il mercato, quindi le persone, crescono nella loro conoscenza del mondo del vino, chiedono sempre più una produzione di maggiore qualità, e questa domanda, puntellata da leggi, riesce in qualche modo a far evolvere il sistema del vino italiano, che ricordo negli ultimi anni è leader a livello mondiale, non solo dal punto di vista della qualità, perché la qualità del vino italiano, insomma, è cresciuta tantissimo. Insomma, tra parentesi, se qualche anno fa un presidente americano doveva festeggiare un appuntamento importante, il vino era francese, negli ultimi anni abbiamo sempre più visto, insomma, come i vini italiani hanno battezzato momenti importanti, proprio a significare un valore che il mondo riconosce oggi al vino italiano. Questo è stato un progetto, cioè l'idea in qualche modo che da quella crisi ci fosse una visione nuova sul vino italiano, che in qualche modo è servito a costruire un settore, ma anche un progetto sul vino italiano. Oggi vediamo territori, vediamo, diciamo, sostanzialmente progetti territoriali che da quella produzione, il vino, hanno in qualche modo rimesso in moto anche economia. Ecco, quella metafora del vino ci ha raccontato un po' un percorso che in tanti settori l'Italia ha fatto, di graduale sostituzione della quantità verso la qualità. Questo vale per le scarpe, produciamo la metà delle scarpe, produciamo negli anni 80, con un valore che, insomma, si attesta tra le due o tre volte di più, e questo vale per la meccanica, vale un po' per tutti i settori produttivi italiani. Ecco, quindi la qualità in qualche modo è stata il faro su cui l'Italia in qualche modo ha riposizionato il proprio saper fare. Come è successo questo? Cosa vuol dire poi sostanzialmente nella realtà qualità? E questa attenzione, ovviamente c'è tanto da fare, non voglio dire che tutto va bene, però in qualche modo è una attenzione particolare, diciamo, a tre dimensioni. Una dimensione è stata citata anche prima, quella della sostenibilità. Se andiamo a vedere oggi, diciamo, il mondo produttivo italiano, vediamo un mondo produttivo molto più attento rispetto agli anni passati al tema della sostenibilità. Dalle nostre rilevazioni vediamo che sono circa 435.000 le imprese negli ultimi 5 anni, parliamo di un'azienda su 4 nelle imprese industriali, 1 su 3 nel manifatturiero, che hanno fatto investimenti per migliorare processi e prodotti in un'ottica sostenibile. Questo che vuol dire? Da un lato, evidentemente, che dentro la crisi, no, che dal 2008 ha investito, diciamo, il mondo, ma anche il nostro sistema produttivo, la sostenibilità è stata un driver importante anche per ridurre i costi, perché produrre beni con minore energia, meno materia, vuol dire sostanzialmente fare riduzione dei costi, ma soprattutto in Italia è voluto dire anche cogliere anche un nuovo interesse del mercato verso questo tema, cioè quindi il fatto che i prodotti di alta qualità incorporassero anche il tema della sostenibilità. Questo è un fatto evidente, per esempio, in un recente lavoro che abbiamo fatto con Ipsos sul tema sostenibilità, era evidente come nei consumatori questa parola fosse strettamente legata al tema della qualità. Cioè, oggi chi compra un prodotto di qualità richiede o cerca dentro questo prodotto il fatto che sia sostenibile. E questo, diciamo, una prima dimensione della qualità. Una seconda dimensione, ma qui non rubo il campo a Pierluigi, è sicuramente quella culturale, in cui molte imprese manifatturiere hanno capito che per collocarsi in un mercato evoluto era importante incorporare ovviamente contenuti culturali. Questo vale per la moda, è evidente, e vale per il mobile, vale per tantissimi settori. Pensiamo appunto al settore del cibo, in cui effettivamente c'è stata una grandissima produzione di contenuti culturali a fianco alla dimensione, diciamo, di qualificazione delle produzioni. Una terza dimensione è quella relazionale, cioè tutto questo processo di qualificazione ha portato, diciamo, per quel pezzo di economia, ovviamente non è tutta ancora, che ha fatto questa strada, che il mercato ha premiato negli ultimi anni e sta premiando anche in questo periodo. Si ricordava prima come alcuni settori, diciamo, sono emersi nella pandemia: la cura del corpo, la salute, l'abitare, sono tutti, diciamo, ambiti in cui l'Italia ha costruito settori produttivi forti che in qualche modo in questa fase stanno trainando anche la ripresa dell'economia nazionale. Diciamo, la terza dimensione
della qualità è quella relazionale, cioè una capacità, diciamo, di un pezzo dell'economia che in fondo affonda anche le radici nella propria storia, in cui la dimensione relazionale che può essere interpretata, se vogliamo, in tantissimi modi, relazioni verso i propri dipendenti. Abbiamo ovviamente il faro di Olivetti, dello di noi in qualche modo, ma questa capacità di capire che un'impresa è un organismo, no? Che ha bisogno non solo di produrre, ma di costruire comunità di propri dipendenti, è un qualcosa che comunque è diffuso nel nostro paese. E dove questo accade, le performance dell'impresa sono migliori, ma non solo in contesti, diciamo, specifici, ma anche nel momento della crisi. Abbiamo visto che le fabbriche, se diciamo felici, no? In cui c'è un buon rapporto tra le imprese e i propri dipendenti, sono state quelle in cui c'è stata una migliore reazione alla crisi. Questo perché? Perché si ha una relazione quasi anche di corresponsabilità dell'andamento dell'impresa, e questo è servito alle imprese insieme a decidere anche quali sono i percorsi da intraprendere. Relazione che può essere di tipo territoriale, le imprese che nel tempo hanno coltivato una relazione profonda con i territori, che non è una relazione sostanzialmente diciamo di sostegno alle attività del territorio, ma ovviamente di coprogettazione, e gli esempi sono tantissimi, sono aziende che in qualche modo hanno anche una maggiore consenso sociale, per cui quando c'è una, diciamo, un progetto anche di incremento, diciamo, di dimensione di un'impresa, questo viene accolto positivamente dai territori, perché viene visto come qualcosa del territorio, non come qualcosa di estraneo al territorio. Ma ci sono anche relazioni con il mondo del terzo settore, per cui mi vengono in mente, noi in molti di questi casi abbiamo raccontato in un rapporto che si chiama Coesione e Competizione, in cui aziende in stretta relazione con il mondo del terzo settore o con i cittadini hanno migliorato, per esempio nel caso di alcuni punti vendita della Coop in Lombardia, per esempio i punti vendita per alcune, diciamo, persone, come le persone affette da autismo, che hanno difficoltà nel momento d'acquisto, che attraverso questa collaborazione con realtà del terzo settore hanno coprogettato degli spazi che oggi diventano friendly, no, per questo tipo di utenze. Per cui, diciamo, un arricchimento nella relazione. Relazioni che possono essere ovviamente con i propri consumatori, anche di coprogettazione. L'esempio che noi abbiamo più volte citato è quello di Lago, in cui non c'è solo una relazione, diciamo, di marketing, ma c'è proprio una condivisione, ma anche uno scambio di know-how tra azienda e consumatori. Chiaro che questo può essere sfruttato come azione di marketing, però chi lo fa in maniera seria, no? Anche per cogliere quali sono dei valori o che sono anche nascosti spesso in alcuni prodotti, questa relazione è arricchente e può servire all'azienda anche per fare innovazione. Ecco, quindi questa terza dimensione della qualità, quella della coesione, quindi vista anche come relazione, che ha di fatto di base, diciamo, il valore della fiducia, no? Perché tutto si basa sulla fiducia, sono tre fattori che hanno caratterizzato, diciamo, questo pezzo di economia nazionale che negli ultimi anni si è riposizionato sui temi della qualità. Ecco, Simbola un po' lavora per capire, diciamo, censire quella parte di economia che ha puntato sulla qualità, diciamo, in questa direzione, migliorando processi e prodotti in un'ottica di sostenibilità, puntando sulle relazioni a 360 gradi con i territori, con le imprese oppure con i propri dipendenti e altri soggetti, e poi sulla cultura, che diventa un fattore, diciamo, ovviamente per lavorare sulla dimensione simbolica che poi prodotti e servizi possono avere sul mercato. Questo, diciamo, è un po' il quadro. Tutte queste cose ovviamente prendono forma di rapporti, insomma, che noi annualmente realizziamo, per capire un po' come si muove il paese rispetto a questi diciamo, driver della competizione. Quello che vediamo ovviamente è che tutte queste dimensioni lavorano in maniera sinergica, non c'è un'attività, diciamo, se vogliamo, a silos, per cui spesso tutte le imprese, ma anche i territori, se vogliamo, che puntano su questi fattori, lo fanno in maniera simultanea, per cui chi intraprende un percorso di qualità, sia un territorio, sia appunto un'associazione, un'impresa, lo fa guardando queste tre dimensioni, quindi in maniera appunto simultanea. Questo cosa porta? Sostanzialmente a sistemi molto più, userò questa parola che a me non piace, ma diciamo, se vogliamo, diffusi o resilienti, per cui è chiaro che noi, se abbiamo un sistema che governa valori simbolici, sostanzialmente punta sul capitale umano e sulle relazioni, abbiamo dei sistemi in qualche modo molto adattivi, no? Che permettono di cambiare, adattarsi anche a contesti come quelli che vediamo, insomma, abbiamo visto negli ultimi anni, che sono molto, diciamo, in fortissima evoluzione.
Per chiudere un po' su questo, sul mio ragionamento, è che questi fattori, che sono fattori della qualità, possono essere ovviamente fattori centrali, ancora una volta oggi per il nostro paese, in una transizione che cambierà tutto. Cioè, se noi vediamo come si sta orientando l'economia, ma la stessa Europa, gli obiettivi sfidanti che si è data, sostanzialmente ci sta raccontando sostanzialmente una transizione che cambierà in maniera sistemica tutto il sistema produttivo, ma anche il territoriale italiano. Il tema quindi qui c'è un tema di progetto, cioè in che modo noi, diciamo, attraverso appunto, se vogliamo, il design e l'arte da questo punto di vista hanno questa loro radice, no? Nella cultura latina, che vuol dire progettare, quindi vuol dire anticipare, a guardare oltre, e c'è proprio bisogno di una capacità di progetto per interpretare in maniera intelligente una riconversione che toccherà tutti gli aspetti dei territori, delle imprese, in qualche modo nel mondo associativo. Quindi è importante che queste dimensioni, la stessa von der Leyen del nuovo Bauhaus ha ragionato, no? Mettendo assieme questa dimensione più tecnica, se vogliamo, con le arti e con il design, c'è bisogno appunto di una cultura di progetto che deve affiancare appunto le altre discipline che sono importanti oggi in questa riorganizzazione complessiva di una società che deve diventare sostanzialmente più efficiente nell'impiego delle energie, delle materie, ma dico sempre più nell'impiego del capitale umano. Bene, grazie. Non so se c'è già qualche commento che si vuole legare a questo, oppure magari diamo la parola per Luigi Sacco e poi rimandiamo a un giro di tavolo successivo. Ditemi voi. Procediamo con gli interventi, facciamo questo primo giro e poi magari abbiamo una discussione collettiva. Per Luigi Sacco, a te la parola, grazie. Grazie Marina. Allora, il tema dell'innovazione sociale a base culturale è un tema ovviamente particolarmente importante adesso in questo scenario di ripresa post-pandemica e ovviamente le mie considerazioni sono complementari a quelle di Domenico, che condivido totalmente e che ci portano però, nel mio caso specifico, a ragionare in particolare su tutte quelle dimensioni che hanno a che fare appunto con la cultura. Allora, io credo che ci sia oggi un profondo problema di mancata comprensione di quello che è il ruolo della cultura non soltanto nei processi di creazione di valore economico o sociale, ma più in generale anche proprio di qual è il ruolo stesso della cultura nell'esistenza umana. E questo purtroppo ha provocato tutta una serie di distorsioni che non scopriamo oggi e che non sono di oggi, ma che oggi finiscono per produrre degli effetti particolarmente negativi e complessi. Per cui è arrivato davvero il momento, da questo punto di vista, di prendere coscienza di quanto sia importante correggere questi errori di prospettiva. Allora, il problema principale che noi abbiamo è che letteralmente noi non capiamo perché la cultura è importante per gli esseri umani. Sappiamo tante cose, diciamo tante cose sulla cultura, non sto a ripetere quello che conosciamo tutti, però è evidente che per tanti, e soprattutto quando si va a ragionare sul piano delle politiche, la cultura è qualcosa che ha a che fare con una dimensione specifica dei noi esseri umani che in qualche modo potremmo confinare nell'intrattenimento e nel tempo libero e quindi molto lontana da quella famosa base della piramide dei bisogni che non è, per essere proprio filologicamente corretti, davvero quello che aveva in mente Maslow, ma che comunque tutti attribuiamo a Maslow e che rappresenta un po' la giustificazione sulla base della quale la cultura è la prima vittima di qualunque taglio di budget, perché appunto non è fondamentale, non è essenziale per i principali bisogni e le principali urgenze umane, da cui segue la classica considerazione ma se abbiamo problemi con l'asilo e con le strade, a quel punto lo paga il museo, perché vuoi mettere il museo con l'asilo, il museo con l'ospedale, il museo con la strada? Quindi da questo punto di vista, diciamo, ci siamo fatti una certa visione della cultura che è una visione fondamentalmente
riduttiva e che ha a che fare appunto con il superfluo, con il tempo libero e con tutto quello che resta quando si sono risolti i problemi più importanti. No, magari non tutto, ma una delle cose che restano quando si sono risolti i problemi più importanti. Allora, quello che non torna, al di là di ogni altro ragionamento, ma quello che non torna in questo modo di ragionare è una considerazione semplicissima. Noi stiamo in questi ultimi decenni finalmente imparando a capire cosa succede davvero agli esseri umani quando fanno esperienze culturali. Quando vanno in un museo, quando ascoltano della musica, quando leggono una storia. E quello che stiamo scoprendo ci sta sorprendendo, perché accadono cose molto più fondamentali e complesse di quello che potremmo immaginare. Dopo che abbiamo ascoltato la musica, cambia la nostra espressione genica. Cioè letteralmente alcuni geni si accendono o si spengono, cioè si verificano degli effetti epigenetici, che ormai sono abbastanza ben documentati, di cui peraltro stiamo solo iniziando ora a capire la meccanica. Quando noi ascoltiamo la musica o leggiamo una storia, abbiamo una tale produzione di neuroormoni sembrerebbe suggerire che stiamo avendo a che fare con un'attività che certo non si può definire superflua o poco fondamentale, perché la natura segue un principio economico molto semplice. Certo, non produce, diciamo, degli effetti biologici così complessi e così profondi per delle cose superflue. Cioè, letteralmente non se lo può permettere. E allora, come mai un'attività apparentemente così superflua in realtà è talmente radicata nella nostra costituzione biologica da produrre degli effetti epigenetici importanti e da produrre degli effetti biometabolici importanti? Cioè quello che noi stiamo scoprendo oggi, mi riferisco, faccio solo un esempio, cioè uno studio, no, condotto con alcuni colleghi qualche anno fa, ci ha fatto vedere per esempio che basta una semplice visita a un sito di patrimonio per produrre degli effetti importanti, per esempio, sulla produzione e sul ciclo circadiano del cortisolo, quindi uno dei principali ormoni dello stress. Cioè, stiamo quindi parlando di una realtà che evidentemente non è così superficiale come pensiamo noi, e non è soprattutto così superficialmente collegata a quelle che sono le principali necessità umane. In realtà abbiamo anche una prova indiretta di tutto questo. Tanti studi epidemiologici condotti a partire dagli anni 90 ci mostrano che scontando gli effetti intervenienti, diciamo i cosiddetti confounders di qualunque tipo, cioè il livello educativo, il reddito, ovviamente il numero di malattie, eccetera, eccetera, quindi tutta una serie di effetti che ovviamente intervengono nella determinazione di una variabile di cui sto per parlare, quindi scontando tutti questi effetti intervenienti, la partecipazione culturale regolare vale più o meno 2 anni e mezzo in più di vita. Cioè, tenendo conto, scontando e filtrando qualunque altro tipo di elemento interveniente tra i principali che possiamo farci venire in mente. E questo tipo di risultato in realtà è stato replicato in studi condotti in varie epoche in vari paesi. Quindi letteralmente c'è una relazione molto stretta tra cultura e sopravvivenza. Perché allora noi abbiamo sviluppato questa visione così limitativa e perché la dobbiamo correggere? Beh, prima di tutto la dobbiamo correggere perché evidentemente stiamo ignorando qualcosa di molto importante. Ma perché l'abbiamo sviluppata? In realtà l'abbiamo sviluppata per un buon motivo. Cioè non è vero che l'abbiamo sviluppata perché siamo sciocchi o perché abbiamo dei pregiudizi nei confronti della cultura. Noi l'abbiamo sviluppata perché la storia della cultura, come noi la conosciamo, è un feedback, perché Paolo mi sa che sei collegato 2 volte. La storia della cultura, come noi la conosciamo, soprattutto in Occidente, è una storia che è evoluta attraverso una transizione assolutamente fondamentale. Quella legata proprio alla nascita di un regime di produzione culturale che oggi noi chiamiamo mecenatismo, che ha introdotto una figura che prima non esisteva, quella del produttore specializzato di cultura, l'autore. L'autore è un'invenzione culturale recente.
nella stragrande maggioranza della storia culturale umana, qualunque prodotto della creazione umana non era firmato, non era autoriale, soprattutto prima della diffusione della tecnologia della scrittura, semplicemente era impossibile firmare qualcosa. E qualunque tipo di contenuto non poteva che trasmettersi oralmente, quindi cambiare ogni volta. Con l'invenzione dell'autore, noi abbiamo fatto qualcosa di molto importante, perché solo con l'invenzione dell'autore, per esempio, che possiamo superare tutta quella serie di ostacoli culturali all'innovazione culturale. Cioè, gli esseri umani tendono ad essere abbastanza conservatori nelle loro abitudini culturali. Per introdurre qualcosa di veramente nuovo, bisogna creare delle condizioni particolari. Non a caso, soprattutto a partire dalla Grecia del V secolo, il regime mecenatistico letteralmente dà a alcuni esseri umani il privilegio di inventare delle cose senza per questo essere, come dire, lapidati o comunque socialmente perseguiti. E vi assicuro che è un'innovazione estremamente importante, che ha prodotto ovviamente tanti effetti notevoli che ci hanno portato alla cultura di oggi. C'è però un problema. Attraverso il regime mecenatistico noi siamo andati a definire una nozione di cultura specialistica. Cioè abbiamo detto, esistono dei soggetti particolarmente competenti, speciali, privilegiati, che hanno il privilegio di essere autori, che hanno il privilegio di essere coloro che producono cultura. Cioè abbiamo introdotto in realtà una distinzione molto più forte di quella che esiste nella società proscrittura tra autori e pubblico, che ovviamente poi ha informato di sé tutto quello che abbiamo sperimentato per secoli. Qual è la conseguenza di questo? La conseguenza di questo è che siccome il regime mecenatistico è un regime che funziona per cooptazione, cioè può realmente partecipare solo chi ha determinati tipi di competenze, abilità, come sa tanta gente che si sente ancora intimidita oggi quando entra in un museo, in tutta questa situazione, quindi quando c'è un regime che funziona per cooptazione, si tende a pensare che le abilità culturali e tutto quello che permette di partecipare alla produzione e alla condivisione di cultura ha a che fare con un insieme di competenze specialistiche che sono di pertinenza di chi si occupa di cultura. E quindi non sono qualcosa di veramente trasversale, di veramente comune a tutti gli esseri umani, ma è qualcosa che interessa della gente per particolari motivi. E questa gente tende a essere molto colta e molto ricca, mediamente. Cioè, tendiamo ad associare non solo queste competenze specialistiche a una sfera di esperienza particolare, ma tendiamo anche ad associarle ad una sfera di privilegio sociale, economico ed educativo. Come conseguenza di tutto questo, la cultura diventa un fatto molto settoriale. In realtà, il regime mecenatistico ha tantissimi pregi. E, ripeto, molta della storia dell'arte che conosciamo si deve a questo. Il Rinascimento non ci sarebbe stato, per dire, senza questo regime. Ciò non toglie che ha anche tanti limiti. E uno dei limiti principali lo vediamo proprio oggi. Cioè, in un momento nel quale, attraverso un'evoluzione storica estremamente complessa, noi abbiamo, al contrario, maturato un bisogno crescente, non solo di partecipazione culturale, ma di partecipazione attiva. Cioè le persone oggi, prima per motivi sociali e poi grazie chiaramente alle nuove possibilità tecnologiche offerte dalle piattaforme digitali, nel momento in cui tutte le persone vogliono partecipare al racconto, non soltanto essere spettatori passivi, questo ovviamente crea delle condizioni nuove che assomigliano, non replicano, alcune condizioni delle società prescrittura. Cioè noi stiamo in qualche modo tornando in una situazione nella quale questa idea inclusiva di cultura in un certo senso torna a essere nella natura delle cose, però noi la scrittura ce l'abbiamo e non a caso non si è mai letto tanto quanto oggi che si sta sulle piattaforme digitali, perché comunque gran parte di questi contenuti sono comunque scrittura che viene letta o prodotta. Quindi non è vero che siamo tornati in una forma di neoralità, però le nostre nuove culture digitali hanno tanto in comune con queste forme, diciamo, orali antiche, soprattutto nella fluidità del rapporto tra chi produce e chi fruisce. Questo però ci sta permettendo di renderci conto di nuovo, storicamente, per la prima volta, di una cosa molto importante. Queste competenze culturali che noi credevamo tanto specialistiche, non sono affatto specialistiche, sono generalistiche. Cioè, la nostra capacità, per esempio, di entrare in rapporto con gli altri e di, per esempio, provare empatia nei confronti degli altri, o anche soltanto di leggere, capire le intenzioni e i desideri degli altri, sono fortissimamente amplificate dalla nostra frequentazione della fiction.
perché la fiction è un potentissimo meccanismo di sviluppo della teoria della mente. Quindi noi pensiamo che determinate competenze abbiano a che fare solo con il nostro grado di literacy, cioè la nostra capacità letteralmente di leggere e comprendere un testo, competenze specialistiche, e invece non ci rendiamo conto che attraverso quella lettura e comprensione di un testo narrativo, per esempio finzionale, noi in realtà stiamo sviluppando delle fortissime capacità socio-relazionali. Noi crediamo che, per esempio, saper leggere un quadro o ascoltare un pezzo musicale serva soltanto a migliorare il nostro orecchio e la nostra cultura visiva, mentre invece hanno una fortissima capacità di aiutarci nella regolazione emozionale, oppure di aiutare i nostri meccanismi di attenzione. La cosa interessante è che queste competenze, una volta acquisite, sono scalabili ad altri contesti, contrariamente a quello che pensiamo noi. Cioè, tutta una serie di benefici che noi acquistiamo attraverso la partecipazione culturale non sono esclusivi del dominio dell'esperienza culturale, ma in realtà migrano su tanti altri aspetti. Ed è proprio lì che sta l'incomprensione. Cioè, noi oggi ignoriamo, proprio a causa della definizione riduttiva che abbiamo dato della cultura, questa complessa interdipendenza che in realtà esiste perché la cultura è originalmente nata per risolvere dei problemi evolutivi estremamente complessi, estremamente profondi dell'uomo. Ora, non abbiamo il tempo di tornare su questo, di approfondire questo, però c'è, da questo punto di vista, ormai una letteratura, una comprensione crescente che ci mostra davvero quanto la cultura è fondamentale, addirittura ha una neurosegnatura talmente complessa che in un certo senso determinati stati mentali originari dell'uomo sono di fatto gli stati che noi tendiamo ad attribuire all'esperienza e all'immaginazione culturale. Qual è la conseguenza di tutto questo? E qui veniamo al tema dell'innovazione sociale a base culturale. La conseguenza di tutto questo è che per queste ragioni la cultura ha un impatto comportamentale molto, molto, molto più profondo e più potente di quello che crediamo. Cioè, in realtà, se voi ci pensate, dietro una visione come quella della nuova Bauhaus europea, cioè l'idea che la cultura possa aiutare la transizione verde del continente europeo, se noi ragionassimo con il buon senso a cui siamo tipicamente abituati, diremmo: ma la transizione verde del continente europeo è legata a tutta una serie di fattori e problematiche che ci passano assolutamente sopra la testa, altro che la cultura. Addirittura è difficile pensare che i nostri singoli comportamenti possano in qualunque modo andare a influire su questo. Invece non è così. Invece, in realtà, quello che noi stiamo capendo sempre di più è che tutta una serie di meccanismi di sostenibilità sociale legati al mutamento comportamentale hanno ovviamente un'enorme potenziale implicazione per la capacità di transizione verde del nostro continente. Ma la cosa interessante è che alcuni di questi comportamenti sono profondamente legati alla cultura. Per esempio, la nostra accettazione dell'idea stessa di economia circolare, che è profondamente legata alla nostra capacità di immaginare dei modelli di qualità della vita e dei modelli di consumo che non sono centrati unicamente su un consumo materiale a fortissimo prelievo di risorse non rinnovabili. Per esempio, il fatto di essere concentrati su una serie di esperienze che sono importanti, significative dal punto di vista di modelli di consumo più sostenibili, ovviamente cambia moltissimo quella che poi diventa di fatto la domanda e quelli che diventano i trade-off ambientali legati chiaramente alla transizione verde di un continente. Beh, questo è solo un esempio, in realtà ne potremmo fare molti altri. Quindi, se noi vogliamo veramente dare un senso concreto alla stessa visione della nuova Bauhaus europea, noi in realtà dobbiamo prendere atto del fatto che c'è un link che abbiamo completamente trascurato e che è questo qui. Ma più in generale, il tema è che quando cominciamo a ragionare proprio su questa dimensione di cambiamento comportamentale della cultura, ci rendiamo conto di come tutta una serie di, dilemmi che ci troviamo ad affrontare quando caratterizziamo in modo troppo povero, troppo limitato il comportamento umano, improvvisamente cambiano nella loro natura, introducendo questo elemento culturale e soprattutto maturando una consapevolezza di come cambia gli atteggiamenti delle persone. Alcuni degli esempi più interessanti di sviluppo locale a base culturale che si sono verificati in Italia negli ultimi anni partono proprio da questo. Partono da una, percezione istintiva di come davvero la cultura possa cambiare questo tipo di dilemmi e soprattutto come possa cambiare gli atteggiamenti delle persone.
l'ormai famoso e, come dire, inevitabile esempio, per esempio, di farm a Favara, che però cito proprio perché è uno degli esempi in questo momento meglio studiati e meglio documentati di come questo tipo di processo sia avvenuto, ci mostra come in realtà, per esempio, introdurre un meccanismo di partecipazione culturale in una popolazione residente con una bassissima propensione all'esperienza culturale, come può essere quella chiaramente di una Sicilia profonda come Favara, con tutte le come dire, situazioni difficili che continua naturalmente ad avere, ciò nonostante, semplicemente introdurre questo tipo di prospettiva fa scattare tutta una serie di meccanismi di cambiamento comportamentale, non solo a livello individuale, ma a livello collettivo, che cambiano l'uso dello spazio pubblico, che cambiano il senso, per esempio, dell'iniziativa e dell'intraprendenza. Cioè, il vero miracolo di Favara non è Favara, non è Farm in sé, ma il fatto che Farm abbia ispirato tanti altri fuori da Farm a Favara a mettere in atto dei loro percorsi. Cioè, Farm ormai non è più, come dire, il monopolista di questa eccezione culturale che è Favara, ma è semplicemente l'innesco di un processo che poi continua nel momento in cui certi meccanismi si mettono in moto. Allora, il punto fondamentale è questo. Se noi vogliamo realisticamente immaginare come poter usare le ingenti risorse del PNRR per andare a ripensare e reimmaginare le nostre aree interne, non mi venite a raccontare che la storia è l'artigianato tipico e l'enogastronomia di qualità e il turismo lento in sé, cioè come se questo triade o in generale formule di questo tipo possano essere la soluzione per rivitalizzare dei piccoli centri demograficamente morti. Sicuramente queste componenti sono importanti, ma se alla base di queste non proviamo a reimmaginare dei modelli di vita e di comunità che in quei luoghi abbiano senso, ci potete mettere tutto il turismo culturale e l'enogastronomia che volete, ma avrete dei gusci vuoti che ogni tanto si ripopolano quando realizzate degli eventi. E per fare questo serve questa visione più profonda della cultura. Non è un caso che molti dei progetti più belli, più trasformativi e più originali di sperimentazione, di sviluppo sociale a base culturale in Italia oggi avvengano nei piccoli centri nell'area interna. Il problema è che li conosciamo ancora troppo poco e abbiamo ancora una consapevolezza troppo scarsa di quali sono i fattori critici di successo e di fallimento di questo tipo di progetti e soprattutto come far migrare questo tipo di progetti in una visione di politica del territorio. Ma questa è la visione che è indispensabile per non sprecare questa opportunità unica e irripetibile che è non solo il PNRR, ma la coincidenza di tutta una serie di fattori che a questo si accompagnano, la partenza del nuovo ciclo di politiche di coesione, la partenza del nuovo ciclo della programmazione europea e ovviamente la ripresa stessa economica del nostro paese, il rimbalzo, che per esempio per quest'anno è addirittura previsto al 6%, insomma, crescita del 6%, cioè cifre che l'Italia non vede da decenni, e che quindi ovviamente possono dare un impulso fortissimo alla nostra economia, alla nostra società, ma hanno bisogno dietro di una visione che non sia meccanicamente il tornare a fare quello di prima, perché in realtà fare quello di prima non ci basterà a reinventare un nuovo modello di crescita e soprattutto di sviluppo locale in quei territori che sono a tutti gli effetti rimasti indietro, prima di tutto nella nostra mappa mentale del nostro paese. Quindi questo tema dello sviluppo sociale e base culturale è un tema fondamentale, ma ci richiede prima di tutto un ripensamento profondo del perché la cultura è importante, di che cosa può fare per noi e di come letteralmente fare in modo che possa produrre gli effetti che possono fare la differenza. Grazie. Grazie mille per Luigi, interessantissimo questo aspetto e penso che Domenico avrebbe molti argomenti su cui agganciarsi, soprattutto sul tema delle aree interne, visto che Simbola si interessa anche di monitorare, di studiare questi territori, diciamo dimenticati, che se vogliamo rappresentano proprio la molteplicità poi del nostro paese che fino ad ora ha avuto forse gli occhi troppo puntati sui grandi centri, dimenticandosi dell'infinita ricchezza di questo mondo che Paolo Naldini chiamerebbe l'arcipelago, no? Spesso parlano di questioni di questo patrimonio pulviscolare che è in realtà ricco di potenzialità di cui è poi è formata la nostra penisola.
Concluderei questo ciclo comunque di primi incontri, di primi tematiche con Luca Streri, che credo che possa ben collegarsi a questi temi e quindi al tema anche più ampio, no, di un benessere sociale e quindi dedicato a una nuova interpretazione di quello che può essere la felicità, no? Appunto di vista sociale e comunitario. Luca Streri, a te la parola. Grazie Marina, grazie Pierluigi Domenico, perché le vostre introduzioni sono state di valore e mi hanno fatto molto riflettere, quindi mi permettono di dare un taglio diverso a ciò che pensavo di dire, perché davvero mi avete dato degli spunti interessanti. Soprattutto quello che da cui vorrei partire è l'eccezionalità del momento storico in cui viviamo. Ci tengo a sottolineare e a ricordare a tutti noi, che forse possiamo essere parzialmente dimenticato o forse lo stiamo sottovalutando. Stiamo vivendo in un periodo storico eccezionale. La riflessione che era già avviata da diversi anni attorno al ruolo dell'economia e della politica nel benessere del mondo ha avuto davvero un impulso fortissimo con questo periodo di pandemia, questi ultimi due anni, che vengono forse non a caso, capitano non a caso in un momento in cui i nervi del mondo erano già scoperti, in cui la crisi economica iniziata con Lehman Brothers non era ancora del tutto superata, ma soprattutto in un momento in cui le domande sul ruolo dell'economia, parlo da economista soprattutto, il ruolo dell'economia comincia a vacillare un po', l'economia tradizionale, i modelli consumistici, capitalistici, cominciavano a mostrare i loro limiti. La pandemia ci ha permesso non solo di stare a casa più tempo, di avere più tempo per riflettere, ma ci ha fatto vedere davvero con grande drammaticità tutto quello che avevamo paura che succedesse. È successo velocemente, abbiamo visto quanto siamo fragili, quanto l'economia non è in grado di sostenersi da sola, quanti limiti ci sono in alcuni modelli, come anche il liberismo eccessivo o certi tipi di concorrenza o certi tipi di monopoli. E quindi mi sento veramente privilegiato a vivere in un periodo storico come questo, di così grande riflessione. Sono davvero curioso di vedere come il mondo reagirà. Spero di avere ancora tanti anni per poterlo fare, per poterlo vedere, per poter partecipare a questa evoluzione, a questo cammino. Quindi quello che dite voi, che dice Domenico e Pierluigi, a proposito delle materie di cui avete trattato, rientra in questa grande riflessione che noi economisti, ma non solo, un po' tutti a livello multidisciplinare, siamo chiamati a fare. Sicuramente da ottimista, da inguaribile ottimista quale sono, non posso non notare che il mondo è in crisi, ma intendo la parola crisi come un momento di opportunità, come le intendono gli psicologi. Chi sa un po' di psicologia sa che i cambiamenti nelle persone, nelle vite delle persone, avvengono quando ci sono delle crisi. Senza le crisi è molto difficile cambiare. Quindi ce lo insegna la vita, no? Tutti noi quando abbiamo delle crisi ci mettiamo in gioco, ci mettiamo in dubbio. Magari erano delle dinamiche che ci portavamo dentro da un po', ma è la crisi quella che scatena poi la decisione di cambiare. Il mondo è in crisi da un po', alcuni settori sono in crisi più di altri, ma non vorrei che ci dimenticassimo di una visione un po' più lunga di ciò che sta succedendo nel mondo. La crisi è una crisi di un sistema economico che è nato davvero molto recentemente, dopo la rivoluzione industriale. Fino a pochi secoli fa non esisteva la produzione su grande scala, non esisteva la globalizzazione, non esistevano gli stati, non esisteva la democrazia. È ovvio che se noi guardiamo nel raggio di una vita, dei nostri 80 anni di una vita, o anche solo della vita dei nostri due o tre generazioni precedenti, possiamo intravedere un momento di crisi. Ma immaginiamo il mondo
nel suo cammino da quando l'uomo è apparso sulla Terra. Il mondo è sempre migliorato, è sempre cresciuto. La crescita è un elemento insito nella natura e nell'essere umano, e non possiamo non notare di quanto questo periodo storico sia probabilmente il periodo più florido di tutti i tempi, da quando l'uomo è apparso sulla Terra. Vi chiedo di fare uno sforzo di pensare al cammino del mondo davvero, da quando è apparso. Cioè, pensate quando mai nel mondo c'è stata una distribuzione di ricchezza così allargata, un accesso alle risorse così allargato, una presenza di partecipazione alla vita sociale e politica così allargata. Quando mai? L'evoluzione del mondo è sotto gli occhi di tutti. L'economia, che come intesa oggi, come l'economia moderna, è un ramo relativamente moderno. L'economia di massa, la produzione di massa, sta mostrando dei limiti, ma perché è arrivato a un punto di maturità che richiede dei cambiamenti. Questo tipo di economia, quella che ci siamo portati avanti fino ad oggi e che ha mostrato i suoi limiti, ha raggiunto i suoi obiettivi. Gli obiettivi dell'economia fino ad oggi sono stati quelli di produrre la ricchezza, produrre ricchezza, produrre beni e dare anche la possibilità di avere, di dare del potere a qualcuno. Tre elementi a cui tutti hanno cercato di giungere attraverso l'economia, attraverso il denaro, gli strumenti, i beni. Bene, questo tipo di economia ha mostrato che non è più sostenibile, ma non è più sostenibile ma perché non procura più felicità. Non procura più felicità perché il mondo è talmente interconnesso. Siamo davvero così privilegiati da poter dire che ormai l'economia è un'economia mondiale, non c'è più nessun fenomeno economico che possa essere ridotto a un territorio più ristretto, è tutto interconnesso. Ma quando mai c'è stato questo? È una cosa veramente degli ultimi 20 anni, o se vogliamo per alcuni aspetti degli ultimi anni. Ed è per questo che questo tipo di economia non funziona più, perché è cambiato il mondo. Allora, poteva andare bene 200 anni fa, un'economia in cui bastava produrre, c'era bisogno di tutto, c'era una grandissima diseguaglianza, c'erano gli imperatori e gli schiavi. È ovvio che gli imperatori erano pochissimi, gli schiavi erano milioni, erano quasi tutti operai nei campi dei re, erano tutti manovali, il mondo viveva con una grande diseguaglianza economica. Questa diseguaglianza sta riducendosi fortissimamente grazie all'interconnessione, a quella che qualcuno ha chiamato globalizzazione, no? All'apertura dei confini, alla facilità di spostamento, alla facilità di conoscere e di informarsi e di comunicare. Ora, non guardiamo gli ultimi 50 anni, gli ultimi 100 anni, ma osserviamo questo tipo di percorso che ci sta dicendo, abbiamo capito che questo tipo di economia è giunto al suo traguardo, ci ha insegnato come produrre, come acquisire potere e come fare denaro, ma non è questo che vogliamo più, vogliamo di più. La felicità pubblica è quella che chiede di andare oltre, non è più una soddisfazione personale, quella di un arricchimento personale, avere più soldi, avere più beni materiali, più prodotti in tasca, avere più case, più macchine, più vestiti o un conto in banca più corposo che ci rende felici. Questa è la grandissima consapevolezza che il mondo sta piano piano conseguendo. Ce ne stiamo accorgendo tutti ora, se ne stanno accorgendo anche i ricchi, gli straricchi. So che qualcuno fa ancora difficoltà a capirlo, c'è ancora una forte invidia, c'è ancora un forte conflitto sociale, ancora la lotta di classe, ancora da qualche parte sembra mai smettere, ma il mondo, arrivato a questo punto, sta dandoci un insegnamento. L'economia è uno strumento per raggiungere la felicità pubblica. Quando mai si è pensato? Questo pensiero, il concetto della felicità pubblica, è apparso per la prima volta nel 1700. Fino a quegli anni lì, nessuno aveva mai immaginato di utilizzare l'economia per la felicità della gente. Cosa si pensava? Si pensava alla religione. La religione deve portare a felicità,
oppure l'arte, il teatro, erano queste le discipline. Oggi invece si parla di economia che può essere uno strumento per la felicità pubblica. Si parla di politica, di stati, di governi, ma non ci dimentichiamo che i governi, gli stati, fino a 200 anni fa non c'erano, non esistevano neanche gli stati, c'erano i comuni, c'erano le monarchie, c'erano delle forme di governo locale, c'erano le colonie ancora fino a qualche tempo fa, c'era la schiavitù. Gli stati sono un'invenzione abbastanza recente del mondo. Anche gli stati hanno fissato come obiettivo quello di perseguire la felicità pubblica in qualche modo, ma il loro percorso è un percorso che ha poco più di 200 anni nel mondo, e quindi quello che abbiamo imparato dalle forme di governo, dai fallimenti anche delle forme di governo come le dittature, il comunismo, forme che non hanno più modo di esistere, è proprio questo messaggio: la felicità pubblica è un obiettivo che si ottiene passando prima dalla felicità individuale, che è quello che l'economia tradizionale ha fatto per tanto tempo, ma non basta. La felicità pubblica si ottiene solo quando tutti sono felici, e questo è quello che vediamo tutti sulla nostra pelle. Ci siamo accorti che non possiamo essere felici se non sono felici anche gli altri attorno a noi. Uno Stato non può essere felice se ha pochi ricchi e tanti poveri. Una persona molto ricca non potrà mai essere completamente felice se è immerso in un contesto di persone che sono povere, che soffrono, che oltretutto mettono in rischio la sua povertà, la sua ricchezza, la ricchezza di chi ce l'ha, che attentano alla salute e alla sicurezza anche delle ricchezze. Quindi questa grossa consapevolezza è molto recente ed è una grande conquista del nostro secolo, ma fino a 50 anni fa nessuno parlava di questo. L'economia doveva produrre capitali, doveva produrre denaro e prodotti. Adesso abbiamo capito che l'economia può produrre felicità, passando dai temi che abbiamo citato insieme. Sicuramente ci sono diversi modi in cui l'economia e la politica possono raggiungere la felicità pubblica. E il dibattito è aperto. Come economista, sono contento che Paolo abbia citato all'inizio Amartya Sen, perché credo che sia davvero rivoluzionario ciò che Amartya Sen ci ha insegnato. Ci ha fatto riflettere sul fatto che mentre fino ad ora abbiamo parlato di economia della possibilità, quindi si è sempre pensato di cosa può fare l'economia, possiamo produrre, possiamo comprare, quale possibilità abbiamo. Allora, possibilità vuol dire tutto ciò che c'è, facciamolo. Ma Amartya Sen ha introdotto il concetto di capacità, è davvero rivoluzionario. Cosa possiamo imparare a fare? Le capacità sono delle virtù che si possono anche acquisire, non hanno solo una base di talento, ma hanno anche una base di impegno. Io posso acquisire una capacità. E allora Amartya Sen ci ha detto: l'approccio all'economia che può portare alla felicità pubblica è l'approccio delle capacità. Noi possiamo utilizzare lo strumento potentissimo dell'economia e gli strumenti del capitale, dell'impresa, dell'organizzazione del lavoro per produrre felicità pubblica attraverso il miglioramento delle capacità di tutti gli attori del sistema economico, aumentando le capacità, quindi non più limitandoci all'acquisizione di maggiori profitti o di produrre più beni, che abbiamo scoperto che non solo non ci porta felicità, ma porta frustrazione, porta conflitto sociale, ma aumentando le capacità di tutti gli agenti economici e non. Quindi aumentando la capacità di relazionarsi, le capacità di Amartya Sen, che Amartya Sen cita, sono diverse: la capacità di scegliere, di agire, di partecipare, di creare, di vivere la vita a cui attribuiamo un valore. Questo è il modo, è la strada buona dell'economia. E poi, come diceva Paolo, Martha Nussbaum ha ampliato questo concetto, l'allieva di Amartya Sen, dicendo: la capacità che ci può aiutare una buona economia a migliorare è la capacità di migliorare i nostri funzionamenti, che sono funzionamenti legati alla nostra salute fisica, all'integrità, ai sensi, alle emozioni, al controllo sul proprio ambiente e via dicendo. Quindi credo che saranno degli anni davvero interessanti, perché i cambiamenti saranno veloci, c'è un grande desiderio di cambiare,
C'è molta consapevolezza, come mai c'è stata nella storia. Abbiamo degli strumenti forti per farlo, che sono una grande capacità di comunicare, che ci permette di essere tutti in contatto, di essere una grandissima comunità. Il mondo ormai è una grande comunità. C'è la volontà, c'è il bisogno di cambiare, perché in molte realtà siamo arrivati al punto da non poter più sopportare un sistema economico così ingiusto. Abbiamo gli strumenti, come citava anche Pierluigi, c'è anche una grande occasione degli strumenti dei piani che ci sta proponendo la pandemia, dei fondi che arrivano dalle strutture sovranazionali. Credo che siamo davvero chiamati a mettere in gioco tutte le nostre forze, con un obiettivo ben chiaro, quello di superare ciò che fino adesso ha fatto stare bene alcuni di noi, per raggiungere una felicità che coinvolga tutti noi e che ci permette in questo modo un doppio effetto: di raggiungere la felicità pubblica attraverso quella individuale. Quindi una alimenta l'altra, non si può essere felici da soli, come diceva Aristotele, bisogna essere almeno in due. Noi siamo un mondo con più di 7 miliardi di persone, e quando mai ci è capitato un'occasione così? Grazie Luca, grazie Domenico, grazie Pierluigi. Sono stati 3 interventi molto importanti e che hanno anche, come dire, approfondito aspetti complementari ma diversi. Allora, quello che vi chiederemmo di fare, e per poi fare magari una piccola pausa, è di provare una piccola pausa a cui vorremmo far seguire un dibattito pubblico, in cui possono partecipare naturalmente gli studenti che sono in aula con Luca Streri, ma anche tutte le persone che sono collegate a distanza. È possibile anche nella forma del webinar partecipare, possiamo permettervi di, si possono scrivere domande nella sezione domande e risposte, e si può in realtà anche partecipare non apparendo con la faccia ma con la voce. Per cui so che ci sono molte domande e vorrei che le teneste per la sessione che faremo dopo la pausa. Invece prima della pausa ci piacerebbe chiedere un po' a ciascuno dei tre, per cui completando un po' un giro, di provare, ve lo chiedo perché so che è una domanda facile per voi, di provare a esplicitare in maniera ancora più chiara il senso di alcune delle cose che avete detto, portando alcuni esempi, alcune situazioni, alcuni casi, alcune pratiche. Cioè, da una parte, come dire, il ragionamento potentissimo di una lettura della contemporaneità di Domenico Sturaboti, che dice: sapete che c'è? Che la dimensione relazionale per le imprese oggi è un aspetto competitivo. Ecco, una relazionale interna, visibile, non visibile, con i territori, con le filiere. Sono sicuro, insomma, che sarebbe bello per noi scoprire qualche esempio, ecco, uno, due esempi, come farci approfondire, capire meglio questa idea. Ugualmente, delle pratiche, abbiamo sentito l'esempio di Pharma, Favara, ma sono certo che anche Pierluigi ha un largo archivio di pratiche, di esempi che potrebbe portarci, di esempi di innovazione sociale a base culturale, che è il tema di cui ha parlato, e allo stesso modo Luca Streri, che con il lavoro che fa insieme a Mezzopieno e naturalmente che è una rivista che penso che tutti voi un po' conosciate, sicuramente potrebbe portarci degli esempi di situazioni, di pratiche, non vorrei dire di imprese, perché non per forza sono delle imprese, ma di situazioni in cui si sperimenta la dimensione della felicità pubblica passando attraverso un'economia della capacitazione, piuttosto che un'economia delle possibilità. Per cui, se siete d'accordo, userei insomma questa mezz'ora in maniera, come dire, un po' sintetica, per provare a sentire da voi alcuni esempi che esplicitano in maniera ancora più chiara il vostro pensiero. Parto io. Allora, il tema della relazione, come dicevo prima, è una relazione utile, no? Che ha come obiettivo, diciamo che un po' tutto il ragionamento punta un po' su questo, cioè nel senso, noi stiamo ragionando, come dire, di una fase in cui abbiamo l'occasione per rendere il più intelligente il funzionamento delle nostre società, delle nostre economie, no? Il concetto di economia lineare sostanzialmente è un po' questo, no? Quello che va in crisi, l'idea che viviamo in un mondo di risorse infinite, in cui noi possiamo estrarre risorse, trasformarle, consumarle e poi in qualche modo
buttarle. In natura ricordo che non esiste un concetto di rifiuto, no? Da questo punto di vista oggi ci rendiamo conto che in un contesto di forte crescita anche della popolazione mondiale che chiede materia, energia, questo modello che abbiamo inventato dall'Ottocento in poi è un modello che non sta più in campo, in fondo riprendendo un modello che c'era prima, cioè le economie sono state sempre circolari, c'è stato sempre un impiego intelligente delle risorse, non c'è mai stato un concetto di scarto. Quindi in fondo questa occasione ci riporta, diciamo, a mettere in campo intelligenza per ripensare complessivamente il funzionamento dell'economia. Questo tema, diciamo, legato ovviamente a temi che sembrano strettamente legati alla sostenibilità, come appunto dall'idea circolare, in fondo ha fortissime implicazioni nelle relazioni tra persone. Pensiamo, per esempio, dal punto di vista anche delle filiere industriali. Cioè, in un modello lineare, un'impresa che fa parte di un segmento, di una filiera, in fondo quasi si disinteressa di quello che c'è a valle o a monte, no? E in un'economia lineare, come dire, circolare, invece, la materia diventa importante, per cui chi progetta un prodotto, chi in qualche modo deve riutilizzarlo, recuperarlo a fine vita, diventa sostanzialmente una catena in cui le relazioni diventano fondamentali. Questo ce lo vediamo in tanti territori, penso per esempio a Prato, che storicamente è un territorio in cui, diciamo, c'è il recupero degli stracci, ma oggi si sta, diciamo, aumentando la relazione tra le imprese che recuperano sostanzialmente gli abiti a fine vita, tra chi in qualche modo li ritrasforma in filo, a chi fa il tessuto, a chi fa l'abbigliamento. Quindi l'economia circolare sta rimettendo in campo relazioni anche tra soggetti che insieme oggi progettano il funzionamento complessivo di filiere produttive che devono avere come obiettivo il mantenimento della materia, che diventa un fattore chiave, che va mantenuto, e quindi anche nel progetto un prodotto deve essere progettato per mantenere questa materia il maggior tempo possibile. Ecco, quindi vediamo come la sostenibilità ha anche implicazioni relazionali tra soggetti molto diversi. Pensiamo anche ai cittadini, cioè in questa, diciamo, gestione delle materie entrano molto anche i cittadini che instaurano un rapporto di fiducia con le istituzioni. Pensiamo al tema della raccolta differenziata, che è un tema di fiducia, no? In qualche modo che lega il cittadino all'amministrazione. Quindi vediamo che la sostenibilità diventa anche un grande meccanismo per rendere più solidali imprese, cittadini, istituzioni, appunto per far funzionare meglio, in maniera più intelligente, il sistema produttivo. E sul tema appunto anche della relazionalità, quell'aspetto interessante è che si è colto, lo diceva bene anche Luca prima, come questa dimensione, diciamo, della felicità, della relazionalità, sia un prerequisito ormai fondamentale per l'economia. Cioè oggi, se non c'è un contesto che genera in qualche modo soddisfazione, benessere, complessivamente questo contesto piano piano renderà meno vantaggioso, meno forte un sistema economico che dentro questo contesto è contenuto. Okay? Quindi l'aspetto importante è che è evidente come questi fattori, che erano secondari, diciamo quasi, diciamo, complementari, diventano fattori centrali per ridisegnare complessivamente l'economia. Lo vediamo anche con alcuni fatti, per esempio la quotazione in borsa di Deliveroo in Inghilterra, che è stato un fallimento. Ma perché? Perché oggi anche la finanza internazionale, come dire, lo fa in maniera ovviamente speculare e, diciamo, capendo bene quella direzione del mondo, capisce che investire in una realtà che sfrutta sostanzialmente i bassi diritti dei propri lavoratori in qualche modo non è una realtà che in qualche modo ha un grande futuro. E quindi anche l'economia, se vogliamo, si sta affittando rispetto a una serie di valori che sono ambientali, sociali, che diventano oggi prerequisiti per far funzionare un'impresa, un territorio. Quindi diciamo che sono l'aspetto interessante è che questi fattori diventano fattori che oggi hanno molto a che vedere anche con l'economia, e quindi in qualche modo anche l'economia o la finanza non può più prescindere da questi fattori, diventano fattori, diciamo, quasi prerequisiti per far funzionare nel medio e nel lungo periodo un sistema turistico. E l'altro aspetto interessante, secondo me, è quello della relazione. Cioè, lo diceva prima bene Pierluigi, a cosa serve la cultura? Sostanzialmente i processi culturali sostanzialmente servono in qualche modo a definire, in qualche modo o consolidare o trasformare o progettare identità in qualche modo, e servono in qualche modo a costruire questa identità per le persone che abitano un certo territorio, ma serve anche per raccontare questa identità ai territori che sono esterni. Quindi, diciamo, i processi culturali diventano fondamentali oggi anche in questa fase importante in cui, ricordo,
verranno fatti, diciamo, verranno investiti i territori da grandissime risorse, non solo quelle del PNRR, ma la nuova programmazione dei fondi strutturali, portare sui territori nazionali tantissime risorse. Il tema qual è? Che se noi non diciamo, vediamo, non cambiamo prospettiva sostanzialmente e con cui guardiamo questi territori, e pensando proprio dei progetti che mettono insieme dei sistemi territoriali dentro ovviamente dei processi che siano di tipo culturale, rischiamo di cristallizzare delle fragilità che oggi ci sono. Io penso, per esempio, ho seguito qualche dibattito sul PNRR, sui fondi per i borghi italiani, l'idea è di finanziare i singoli borghi e una parte di questi fondi dovrà andare a 20 progetti pilota che sono 20 milioni a borgo. Quindi noi pensiamo, insomma, che è un po' idea del funzionamento di un borgo italiano, cioè sotto i 5.000 abitanti ci sono carenze di competenze tecniche, carenze progettuali. 20 milioni in un contesto di questo tipo non spostano la classifica. Quando ci sono delle questioni invece che vanno viste, ovviamente a scala ovviamente territoriale, con progetti che sono appunto riorganizzazione complessiva dei territori dentro un'idea di sviluppo e dentro un'identità che oggi va ridefinita. Quindi questo mi sembra un po' un altro elemento chiave. Infine, sempre sui territori c'è un concetto di tempo. Noi non siamo nelle grandi pianure, diciamo, negli spazi infiniti americani. Noi abbiamo un territorio che è prossimo, cioè in qualsiasi territorio a distanza di circa 20 minuti abbiamo un altro centro abitato. Quindi i nostri sistemi sono sistemi, se vogliamo, di tipo urbano, no? In cui se con determinati servizi, determinate infrastrutture e connessioni possono funzionare veramente come sistemi urbani interconnessi tra di loro. Quindi noi a volte quando pensiamo al territorio italiano lo guardiamo veramente come se fosse ancora una vecchia categoria, no? Per cui c'è la città e poi c'è il territorio sostanzialmente perso. A un'ora di distanza da Roma io mi trovo nel centro dell'Appennino, che sono le distanze che si possono percorrere da nord di Roma a sud di Roma. Quindi ci sono anche un po' questi concetti che vanno un po' sfatati, quindi il tema qual è? E torno anche all'utilità del master. L'utilità del master è un po' questo, cioè noi ci troviamo in una condizione nuova, un mondo fortemente interconnesso, ci sono le tecnologie, ci sono tutte le capacità, c'è un mondo che va in quella direzione che deve essere profondamente reinterpretato. Quindi c'è bisogno fortemente di persone che ridefiniscano e quindi gli strumenti del progetto che può dare l'arte o il design diventano fondamentali proprio per reinterpretare complessivamente sistemi produttivi e territori e relazioni che ci sono oggi tra urbani, centri urbani e centri montani. Quindi c'è uno spazio enorme di progetto per riprogettare veramente tutto. Quindi è importante questa iniziativa, è importante che questi ragazzi si cimentino, insomma, questo che è una grande opportunità, come ricordava anche Luca, progettuale per cambiare un po' tutto il funzionamento delle nostre società e della nostra economia. Sì, per proseguire un po' su questa panoramica, chiaramente ci sono tanti casi molto interessanti che si stanno sviluppando nelle aree interne italiane. Allora, mi fa piacere citarne uno della mia regione, cioè Fontecchio in Abruzzo, cioè uno dei comuni del cratere sismico dell'Aquila, tra l'altro un comune veramente molto piccolo, che però, per esempio, utilizzando davvero la cultura come leva di sviluppo in maniera molto, molto radicale, grazie anche, devo dire, alla visione di una sindaca molto dinamica e illuminata, ha messo in atto un paio di azioni molto coraggiose che però ci fanno vedere anche molto chiaramente qual è lo spettro di azione su cui si può lavorare in un piccolo comune che abbia una visione. Primo, è stata l'idea di addirittura anticipare rispetto alla stessa adozione da parte del nostro paese la convenzione di Faro. Quindi aderire, diciamo, unilateralmente in questo caso come comune e soprattutto sviluppare questo nuovo concetto interessantissimo della comunità di eredità, della comunità di patrimonio, cioè quindi letteralmente coinvolgendo all'interno del discorso non semplicemente sulla tutela, ma proprio letteralmente sull'esistenza del patrimonio, l'intera comunità locale. A questo si accompagna un esperimento eccezionale visione e innovatività, che è quello di un vero e proprio meccanismo di democrazia deliberativa. Cioè il grande problema che si presenta nel piccolo comune oggi qual è? Cioè lo sappiamo tutti. Il piccolo comune è in una situazione, una posizione geografica marginale e la principale difficoltà per attrarre nuovi residenti e ovviamente la lontananza di tanti servizi. Giustamente ricordava Domenico, noi siamo un paese di prossimità,
Però è anche vero che purtroppo su alcuni servizi questa prossimità non sempre è sufficiente, ahimè, come sappiamo bene, per le scuole, per gli ospedali, eccetera, eccetera. Allora, qual è tipicamente l'atteggiamento in questi casi? L'atteggiamento è quello di eleggere un rappresentante politico, il sindaco, perché ci risolva il problema. Allora, sappiamo benissimo che nei piccoli comuni questo è del tutto velleitario. Cosa può fare un sindaco eletto in una situazione nella quale, come dire, l'effettiva accessibilità di questo tipo di servizi dipende da scelte politiche e da scelte di investimento su cui il piccolo comune non ha letteralmente nessuna capacità discrezionale. Allora, da questo punto di vista, l'idea di lavorare su meccanismi di democrazia deliberativa e su queste forme fortemente inclusive, legate anche proprio a un'identità connessa al patrimonio, significa di fatto mettere in atto un vero e proprio meccanismo di intelligenza collettiva, di collective problem solving, letteralmente. E questo in realtà è esattamente quello che può e deve succedere in un piccolo centro che abbia davvero delle ambizioni di provare a darsi un nuovo ciclo di sviluppo. Cioè, non si può più immaginare l'idea che si delega ad una rappresentanza politica la soluzione dei problemi e poi per il resto si sta lì con le braccia conserte ad aspettare, ma si tratta veramente di utilizzare anche l'elemento fortemente positivo, importante, di una piccola comunità che può diventare molto coesa, nella quale le persone si conoscono e hanno un'effettiva capacità di dialogo e di ragionamento collettivo per fare proposte e studiare delle soluzioni che possano essere realmente condivise, quindi diventare anche politicamente molto più pesanti di come le possa rappresentare, per quanto bravo, un singolo amministratore locale di un piccolo centro. Questo tipo di cosa diventa ancora più interessante considerando che avviene nel cratere sismico dell'Aquila, quindi in un territorio che è stato soggetto a distruzioni, come sappiamo, molto importanti e nel quale proprio realmente ancora più che altrove, purtroppo come in tante altre zone sismiche italiane, ce ne sono dimesse peggio, ahimè, come sappiamo, perché almeno all'Aquila la ricostruzione, nel cratere la ricostruzione fisica almeno quantomeno è quasi finita, ma in posti per esempio come Amatrice di fatto non è neanche cominciata, quindi ci rendiamo veramente conto da questo punto di vista di quanto gravi possono essere i problemi in questo tipo di area. Ecco, ma il punto fondamentale è che l'elemento di aggregazione che ha permesso di rilanciare questa nuova progettualità è stato di tipo culturale. È stato, guarda caso, invitando una serie di soggetti, quindi per esempio invitando gli artisti, sviluppando tutta una serie di iniziative che tengono conto anche della enorme concentrazione di competenze e di talenti che ha a che fare con l'area dell'Aquila, dove esistono università, istituzioni culturali di primissimo ordine e una concentrazione soprattutto appunto di conoscenza e competenza anche abbastanza insolita, diciamo, per la tipica area interna italiana, ovviamente facilitato dal fatto che stiamo parlando comunque di un capoluogo di regione italiano. Ecco, questo tipo di situazione, per esempio, ha permesso a Fontecchio di diventare oggi uno dei comuni più dinamici e propositivi e addirittura di dialogare spesso da pari a pari, da un certo punto di vista, con la città capoluogo, e quindi segnando non semplicemente un nuovo protagonismo, ma veramente cominciando a sperimentare delle nuove modalità di attrazione di nuova residenza, per cui questo oggi a tutti gli effetti non si può più considerare un paese moribondo, ma letteralmente uno dei paesi più interessanti, più dinamici e più attrattivi di tutta l'area. Faccio un altro esempio che tocca un aspetto un po' diverso. Allora, uno dei progetti più belli a cui io personalmente sono più affezionato, diciamo, di questa ricostruzione culturale nelle aree interne italiane è Caserma Archeologica a San Sepolcro. Perché è interessante? Allora, qui parliamo appunto di un grande palazzo storico che è stato per lungo tempo appunto una caserma e che in parte lo è ancora e che però per lungo tempo è stato appunto parzialmente abbandonato, che su un'iniziativa di due giovani studiose, due giovani professioniste culturali è diventato a tutti gli effetti una nuova istituzione culturale, ma dove a San Sepolcro, cioè le terre di Piero della Francesca, cioè nella classica situazione dove noi immaginiamo la tipica visione passiva, no, del appunto il genio di Piero della Francesca e il fatto che attiriamo flotte di turisti ad ammirare chiaramente i capolavori di Piero, questo dovrebbe essere in qualche modo il progetto di futuro, ma non può esserlo perché naturalmente è tutto rivolto al passato e semplicemente si pone come vetrina di contemplazione di qualcosa, peraltro tra le tante cose bellissime che ci sono in Italia, a meno che Netflix non decida di fare una nuova serie su Piero della Francesca, non è che per questo vedremo, come dire, grandissime flotte
di visitatori deviare per andare a San Sepolcro. E però invece facendo che cosa? Nelle terre di Piero, scommettendo su dei modelli di cultura contemporanea che per certi versi recuperano lo spirito di quel tipo di modello. Per esempio diventando a tutti gli effetti una palestra interessantissima per la giovanissima creatività nazionale. Io ho avuto addirittura dei miei studenti allo IULM che sono andati a curare delle mostre a Caserma Archeologica, proprio per dire quanto ci sia da questo punto di vista questa apertura mentale, questa voglia anche proprio di scommettere sulla crescita delle persone, creando per esempio adesso degli spazi di co-working, addirittura cominciando a influenzare in maniera importante anche proprio la percezione in una città che si pensava, come dire, essere un faro di cultura semplicemente perché per ragioni, per un accidente storico, si trovava a ospitare un patrimonio di eccezionale valore e che però adesso per esempio comincia a ripensarsi anche come centro di cultura contemporanea, partendo da un'iniziativa semplicemente di come dire, giovani che letteralmente vedono un vuoto e lo vogliono riempire con una chiara visione, con una chiara progettualità culturale, peraltro con un grande coraggio, perché hanno fatto questo tipo di lavoro soprattutto nelle primissime fasi con pochissime risorse e di fatto sono state in grado di andare avanti anche grazie ai riconoscimenti, ai finanziamenti che hanno ottenuto proprio con la qualità della loro proposta. Ecco, potremmo continuare questo elenco a lungo. Questo è il punto importante, cioè l'Italia è piena di questi esempi, di queste esperienze. Il punto è che sono abbandonate a se stesse nella stragrande maggioranza dei casi quando non riescono occasionalmente appunto a tirare delle risorse, a vincere un premio. E questo è inconcepibile, soprattutto in una fase nella quale adesso appunto noi stiamo predisponendo l'utilizzo di una quantità senza precedenti di risorse per fare esattamente quello, cioè per rilanciare questi territori marginali. Il fatto che non ci sia una vera consapevolezza di questo eccezionale fenomeno di fioritura dal basso, che peraltro su scala europea non ha equivalenti, cioè quello che sta accadendo in Italia non ha in questo momento equivalenti pressoché nessun altro paese europeo su questa scala, probabilmente anche proprio a causa della, come dire, scarsa fiducia nella capacità progettuale di proposta delle pubbliche amministrazioni, che ha portato molta società civile a provare a fare da sé da questo punto di vista, che è anche salutare peraltro. Però non riuscire a intercettare e non riuscire a far diventare questa straordinaria vitalità una spina dorsale di questa nuova progettualità che dobbiamo mettere in atto, e quindi magari andarla a sostituire con dei progetti completamente calati dall'alto in una logica burocratica, sarebbe una catastrofe. Quindi io spero davvero che in questo momento ci siano anche proprio le condizioni per creare una consapevolezza intorno all'esistenza di questi progetti, di queste competenze, se volete anche di queste scommesse esistenziali. In molti casi si tratta di giovani che sono ritornati nel loro territorio d'origine, tra l'altro da come dire, percorsi professionali di tutto rispetto, che hanno deciso di ritornare a scommettere sul loro territorio facendo delle scelte personali oggettivamente anche molto molto coraggiose. Ecco, se non c'è un riconoscimento di tutto questo, questo è un fallimento storico che segnerà questa generazione, quindi probabilmente anche le altre, quelle che seguiranno. Quindi da questo punto di vista io sono, come dire, da un lato preoccupato, però dall'altra anche proprio molto concentrato nei limiti delle mie modeste possibilità nel portare veramente all'attenzione il più possibile in questo momento dei decisori questo tipo di realtà, che davvero potrebbe segnare un punto di discontinuità importante, per una volta in positivo, per quanto riguarda la vicenda di sviluppo locale delle nostre aree interne. Grazie Pierluigi. Luca. Michele, tu mi servi un assist, perché chiedermi di parlare di buone pratiche alla Fondazione Pistoletto, cioè voi siete la più buona pratica di cui si dovrebbe parlare oggi, perché quello che sta facendo Pistoletto qua è eccezionale. Adesso non voglio parlare di qualcosa che magari i ragazzi già conoscono, però vi invito ad andare a davvero a vedere quello che Michelangelo sta cercando di fare in questa fase della sua vita, in cui ha già toccato i vertici del settore dell'arte. Cioè, un artista come lui che dedica un messaggio, che vuole lasciare un messaggio di trasformazione sociale così importante, dopo essere diventato uno degli artisti più famosi del mondo, e trasformare il ruolo dell'artista in un attore del cambiamento sociale, è davvero un'impresa incredibile, meravigliosa, che penso che abbia
pochi uguali nel mondo, quindi il primo esempio di buona pratica siete voi, ed è un onore poter far parte del vostro gruppo e di questo master, davvero è un grande privilegio. Invito tutti ad andare a vedere quello che fanno i forum, per esempio di Città dell'Arte, e tutto quello che sta facendo Michelangelo. Poi, se mi chiedi di parlarti anche di qualche altro caso, anche qui mi viene facile, perché Mezzopiano fa questo: Mezzopiano raccoglie le buone pratiche e attraverso le buone pratiche le cataloga, le utilizza, le mette in rete e le amplifica. Quindi è il lavoro che noi facciamo tutti i giorni. Mi viene difficile sceglierne una, però allora, per mantenere la filosofia di Mezzopiano, ve ne racconterò una dal mondo, una da una nazione e una da una comunità locale. Dal mondo direi che una delle più belle pratiche che conosco e a quale ho contribuito e contribuisco tutt'oggi è quella del microcredito. Sapete che io, con la fondazione Arbor, fondata da Raymond Panikkar, mi occupo di microcredito da 16 anni in India, con queste popolazioni tribali. Il microcredito non l'ho inventato io, ma è una pratica che è stata consolidata da un premio Nobel, da Mohamed Yunus, nostro partner, carissimo amico. È una pratica meravigliosa di cui si parla un po' meno oggi, perché ha mostrato anche questi i suoi limiti. Però il microcredito dal 75, quando è nato, ha coinvolto milioni di persone che non avevano accesso a nessun tipo di finanziamento o a nessun tipo di aiuto per poter esprimere le proprie capacità. E oggi ci sono 7 milioni di donne nel mondo che possono accedere a dei piccoli prestiti per avviare delle piccole attività generatrici di reddito solo sulla base della fiducia. Ha portato fuori dalla povertà milioni di persone e davvero migliaia di villaggi. Ci sono più di 30.000 villaggi nel mondo in cui si effettua questo. Più di 400 sono della Fondazione Arbor, di cui sono il presidente e fondatore, insieme a Panikkar. Quindi è una buona pratica eccezionale che, come ripeto, ha mostrato alcuni limiti, perché anche in questo caso, dopo molti anni, ha mostrato di essere diventata matura e di aver bisogno di una revisione, però è una pratica eccezionale. A livello un pochino più locale vorrei parlarvi di una cosa un po' meno conosciuta, che è Lentils for Anything. Non so se qualcuno ha mai sentito parlare di Shanaka Fernando, un ragazzo di Sri Lanka, che ha deciso un bel giorno. Lui viveva in Australia, è andato a lavorare in Australia e vedeva la comunità di cingalesi come lui che vivevano lì, che lavoravano ed erano abbastanza messi male, facevano dei lavori umili, non avevano tanti soldi, qualcuno non ce l'aveva neanche tanto fatta, quindi aveva un po' di difficoltà. E ha deciso di aprire un ristorante dove la gente poteva andare a mangiare senza pagare. Quindi non una mensa dei poveri, un vero e proprio ristorante con un menù servito, fatto bene, in cui tutti potevano accedere e si pagava quello che si vuole. Se non hai niente, non paghi niente, se hai un po' di più, paghi un po' di più. Sembrava un'impresa impossibile. Allora, Lentils for Anything, che vuol dire lenticchie come se non ci fossero domani, la lenticchia è il piatto nazionale indiano e di quei paesi lì, anche di Sri Lanka. Lentils for Anything oggi ha 4 ristoranti e stiamo aprendo un ristorante a Torino con il gruppo di imprenditori dell'economia di comunione, perché Shanaka ci ha dimostrato che questa formula è addirittura profittevole, cioè la gente va a mangiare nei suoi ristoranti e paga un po' di più quando può per poter pagare agli altri che non possono, e si siedono nello stesso tavolo, nello stesso ristorante, persone che non hanno disponibilità e persone che le hanno, e spontaneamente fanno delle donazioni, quindi l'economia del dono è profittevole, è una sfida che sembra quasi impossibile, eppure funziona. Quindi l'economia del dono in Italia ha diversi aspetti, io faccio parte del gruppo di economia civile, di Zamani, Bruni e Becchetti, quindi vi invito ad andare a vedere tutte le buone pratiche. So che Sturabotti è Simbola, in qualche modo è vicino anche a questo mondo, so che Simbola vicino a Becchetti, a questo mondo qua. E poi vorrei parlarvi invece di una cosa locale, italiana, ne avrei due, perché stavo guardando nella nostra ultima rivista, ce ne sono due, ve le dico velocissimamente. Una è una comunità energetica in Sardegna, un piccolo paese a 40 km da Sassari, è diventato la prima comunità energetica totalmente autosufficiente d'Italia. Forse Simbola lo conoscerà, è il paese di Borutta, dove negli ultimi anni sono riusciti a installare abbastanza capacità produttiva di rinnovabili e adesso non pagano più la bolletta, nessuno.
Quindi utilizzando gli aiuti europei, mettendosi d'accordo, organizzandosi, andate a leggere la storia di Brutta, la gente non paga più la bolletta della luce e quindi il paesino, oltre a non pagare più, adesso sta attirando nuove persone, quindi sta vincendo lo spopolamento che tutti questi paesini stanno soffrendo, con una pratica che ha solo, non ha fatto altro che sfruttare gli incentivi europei già presenti. Perché non l'hanno fatto tutti? Brutta ce l'ha fatta, chissà perché gli altri no. E poi un'altra cosa carina che davvero... a cui tengo tanto perché siamo stati noi a lanciarla, è il Cammino della Pace. Sono tre regioni d'Italia che si sono messe insieme con 29 comuni che hanno deciso di ricostruire un vecchissimo cammino di Papa Celestino che parte dall'Aquila a Monte Sant'Angelo, una specie di cammino di Santiago italiano, dove in 29 tappe, attraversando tre regioni, 29 comuni e 4 parchi nazionali, in 470 chilometri si dà l'opportunità alle persone di percorrere un percorso spirituale, si rivalutano i territori, si rilancia l'economia locale, si sono ripuliti tutti i tratturi, i percorsi dove la gente passerà, si sono riattivate delle fattorie, agriturismi, case di accoglienza, l'economia riparte. Questo è un progetto eccezionale, si chiama Il Cammino della Pace, vi invito ad andare a vederlo, se avete piacere contattatemi perché la Fondazione Arbore Mezzopieno è l'ente promotore di questa meravigliosa iniziativa, anzi vi invito anche a farlo questo cammino perché è davvero eccezionale. Grazie, grazie a tutti. Sempre importante. Dico solo una frase, Marina, poi ti lascio. Cioè, sempre importante per noi parlare di pratiche, perché in realtà il master si lavora moltissimo anche su questa dimensione, no? della pratica o delle pratiche, e allora per questo la mia domanda era per questo. Lascio a te, Marina, prima della pausa. Io volevo solo dire, questa cosa mi ha sollecitato moltissimo, chiaramente tutta questa rassegna di casi mi ha fatto venire un sacco di collegamenti, e volevo dire a Luca Streri come in realtà questa economia del dono sia una cosa che appartiene molto al DNA comunque anche in una certa Italia, probabilmente dell'Italia meridionale, no? Quindi immediatamente il ristorante che non si paga mi ha fatto pensare alla pratica del caffè sospeso a Napoli, ma in generale a tutte le pratiche che si sono attivate, soprattutto in questo periodo di economia fragile dovuta alla pandemia, in cui c'è stata una collaborazione da parte di tutti i ristoratori della città per offrire tutto il cibo che avanzava, perché comunque c'era una situazione sicuramente di difficoltà sociale notevole, e addirittura invece alcune pizzerie in cui dicevano le persone altolocate o i politici invece avevano un prezzo maggiorato di 10 volte, per cui c'era una sorta di equità sociale basata su una sorta di collaborazione, chi può pagare di più aiuta gli altri. Questo un po' per entrare un po' nel folcloristico, però che in realtà però fa capire una predisposizione tutta italiana comunque che deve essere secondo me coltivata, è quello cioè di aiutare e di agire, di collaborare anche in queste modalità, se volete, molto popolari, che appartengono proprio alla cultura popolare. E poi mi venivano in mente dei casi a piccola scala, ricollegandomi a quello che diceva anche Pierluigi, dove le procedure bottom up sono veramente, hanno portato delle eccellenze pazzesche in Italia, e adesso io non ricordo se all'interno del master ho citato questo caso di Topolò, che sono 27 anni, questo piccolo centro al confine con la Slovenia, che sono 27 anni che grazie a iniziative di due persone locali portano avanti delle attività culturali che hanno fatto rinascere questo piccolo centro e hanno creato una nuova comunità internazionale che si sentono abitanti di questo paese, questo attraverso l'arte, la musica e tutta una serie di attività culturali di cui questo paese è diventato un simbolo, che poi è diventato da innesto per tutte le valli circostanti, quindi una capacità di ripresa. Così pure, ritornando a Napoli, che conosco meglio, ma so che è un caso che Fondazione Simbola ha chiaramente censito,
anche all'interno delle sacche di marginalità, all'interno dei centri urbani, esistono delle situazioni molto interessanti di ripresa che partono sempre da iniziativa dal basso, come quello del Rione Sanità a Napoli, in cui veramente si sono attivate delle cose incredibili su una base di un patrimonio archeologico, storico, artistico esistente, ma che giaceva lì, diciamo, sopito, per la volontà di una serie di persone che hanno creato una nuova economia e soprattutto un riscatto sociale anche dalla microcriminalità che in quel tessuto, in quell'ambiente trovava un territorio molto fertile. Diciamo che oggi Rione Sanità viene, dopo 10-15 anni se non sbaglio, viene osservato come un caso interessantissimo, perché si è creata una nuova situazione dove l'aiuto, diciamo, della politica, delle istituzioni è avvenuto dopo, e che quindi si è basato su quello che è stato un po' lo sforzo, diciamo, dei privati o di qualcuno che tiene a cuore quel territorio, si rimbocca le maniche, e credo che questi casi ce ne siano tantissimi, e a volte però l'importante è farli emergere e fare in modo che diventano degli esempi emulativi, che possono essere emulati, riprodotti, riscalati, riproposti in altri territori, chiaramente con un'aderenza poi alle specificità dei singoli luoghi. Scusate, adesso interrompo il mio lungo flusso di parole e direi che magari ci concediamo un breve break. Che dici, Michele? 15 minuti? 10 minuti? Sì, il programma prevedeva 15 minuti, mi sembra che sì, se le 5 alle 5.10, così 5.10, 5.15 possiamo ricominciare. Va bene, riprendiamo le 5.15, magari chiederei a tutti, sia le persone che sono in aula che le persone che ci seguono online, di non essere timidi, di cogliere questa occasione per fare delle domande, per chiedere anche chiarimenti magari su alcune cose, quindi approfittate di questa occasione e della presenza di questi ospiti così interessanti che ci hanno dato tanti spunti di riflessione. Ci rivediamo alle 5.15, allora chiedo magari di mettere in pausa la registrazione, a più tardi. Potremmo incominciare? Grazie, partita la registrazione e direi che possiamo incominciare a raccogliere un po' di domande. Io ne avrei già anche, però per non fare sempre il solito logorroico, sarei felice che invece fossero anche gli studenti, magari in aula, o chi è online. Chi è online, se ha voglia di fare delle domande, le può scrivere o anche scriverci. Posso avere la parola, così può intervenire direttamente nella sessione. Sono sicuro che ci sono delle domande in aula, perché abbiamo sempre un'aula abbastanza reattiva. Faccio una domanda sul master. Ci chiedono, volevo chiedere più o meno il tipo di materie del master, più nello specifico, magari se ha piacere, lo dico alla persona che ci ha scritto, se ha piacere magari organizziamo una call personale, insomma, o con me, o con Marina, o con Clara Pogliani, così parliamo più approfonditamente proprio del master. Magari le lasciamo poi i riferimenti o la ricontattiamo, così possiamo approfondire. Okay. Magari le possiamo anche rispondere alla fine, magari delle domande, ci tratteniamo un po' con lei e le diamo qualche indicazione. C'è una domanda di Simona dall'aula. Adesso abbiamo qualche problema con la videocamera, ma intanto fa la domanda. Vai. Allora, io volevo chiedere una cosa, innanzitutto, grazie a tutti, è veramente interessante. Tutti gli aspetti che avete toccato. Io volevo fare una domanda a Pierluigi Sacco. Mi chiedevo questo. Lei prima ha fatto un riferimento a due pratiche che hanno coinvolto
piccoli comuni, piccole realtà e istituzioni locali di conseguenza. Volevo chiedere questo. Io, lavorando ai lavori pubblici della città di Biella, mi trovo spesso ad essere la funzionaria che deve eseguire, diciamo, le indicazioni della giunta. Magari hanno delle idee su progetti, iniziative, a volte molto, un contenitore molto, diciamo, vago. Loro vorrebbero qualcosa, chiedono a noi la strada per realizzarlo. A volte non hanno magari le indicazioni, dicono: ma chissà cosa potremmo fare lì. Noi funzionari spesso ci troviamo nelle difficoltà di capire, interagire con chi potrebbe darci delle buone idee. Cioè, come facciamo noi, in quale modo possiamo entrare in contatto con voi? Vabbè, adesso tramite la Fondazione Pistoletto, che sicuramente dal master in poi ne ho conosciuto davvero l'essenza. Però noi siamo a volte un po' persi, diciamo, come facciamo a suggerire, magari a trovare idee, spunti per buone pratiche che noi poi magari abbiamo anche la possibilità di poter realizzare, ma magari ci mancano davvero le idee, i contatti. Come si fa in questo caso, da parte nostra? Come potremmo fare per non fare banalmente il concorso di idee, che a volte è un pochino, diciamo, si perde un po' nel significato, un po' nel, magari c'è il professionista, il gruppo di professionista che partecipa, l'idea magari è grandiosa, ma non ci sono le risorse, muore lì in un cassetto, fine della storia. Noi invece piacerebbe idee, ma anche di buone pratiche, che noi potremmo aiutare a realizzare, ma non le conosciamo, non sappiamo come venirne in contatto. Grazie. Beh, è chiaro che, prego, le iniziative formative come questo master in realtà servono anche soprattutto a questo, cioè a farsi proprio un panorama più chiaro di quello che sta succedendo e in particolare anche proprio di che tipo di esperienze stanno emergendo. Beh, io credo che però effettivamente, anche per le ragioni che dicevo prima, dei processi che vanno, come dire, rigidamente dall'alto verso il basso, cioè letteralmente la giunta che prende delle risoluzioni, chiede a voi di implementarle, poi cerca di capire se e in che misura sono gradite alla cittadinanza, è un modo di lavorare che è sempre più difficile oggi possa essere efficace. Cioè il mio consiglio personalmente è, al di là delle buone prassi da imitare, perché poi in realtà anche nell'imitazione bisogna stare attenti, perché una cosa che ha funzionato in un certo modo in un certo contesto non è detto che trapiantata così com'è in un altro contesto funzioni, è sicuramente un elemento di ispirazione, però poi bisogna appunto saperlo reinterpretare tenendo conto delle differenze, delle specificità, delle varie situazioni. Io credo che un lavoro importante da fare sia quello di arrivare appunto a coinvolgere anche proprio i vari attori del territorio, la stessa cittadinanza all'interno di questi meccanismi di problem solving, ma non con le solite consultazioni aperte o stati generali o cose, formule stantie che si vogliono usare, che poi diventano una specie di lista di doleanze e che non ha nessuna particolare utilità, ma provando a coinvolgere in questo i vari tipi, insomma, di soggetti. Ci sono artisti, ci sono operatori sociali di vario tipo che stanno provando a realizzare anche proprio dei bei progetti di mobilitazione, di coinvolgimento della cittadinanza in queste forme di problem solving, cioè provare a sperimentare con delle formule nelle quali si rompe questa barriera tra l'amministrazione che deve performare di fronte a cittadini che con le braccia conserte stanno lì e guardano con ostilità l'amministrazione per capire che voto gli devono dare. Non funziona così. Cioè, i processi che ci troviamo ad affrontare oggi sono troppo complessi e soprattutto i cittadini opportunamente motivati sono anche, come dire, depositari di tanta conoscenza locale specifica che magari l'amministrazione da sola non ha. È chiaro che nel momento in cui si viene coinvolti direttamente si diventa anche più ragionevoli, perché si cominciano a capire quali sono i vincoli concreti che esistono a un determinato tipo di azione, mentre se si sta sempre solo al di fuori e si osserva, è inevitabile
che le aspettative siano irrealistiche e le richieste siano irragionevoli, perché la gente letteralmente non comprende determinati tipi di processi e non la si può accusare di questo, perché non sono nelle condizioni di poterlo fare, non è semplicemente un'esperienza che gli viene offerta. Quindi da questo punto di vista io incoraggerei molto, al di là diciamo dell'andare a selezionare delle singole buone pratiche, nel provare a sperimentare delle forme di coinvolgimento attivo della cittadinanza, come dire, utilizzando anche da questo punto di vista ovviamente facilitatori esperti che sappiano fare questo tipo di lavoro e che aiutino a trasformare questi processi non tanto appunto in una specie di polveriera delle recriminazioni, quanto piuttosto al contrario come un vero e proprio, come dire, laboratorio di intelligenza collettiva. Il futuro secondo me è questo. Domenico, mi sembrava che volessi aggiungere qualcosa. No, guarda, semplicemente non mi viene in mente quello diceva per Luigi, un'immagine, noi abbiamo visto, insomma, Michele prima ci sollecitava dei casi, però parlo di un'impresa, ma per far capire un po' il meccanismo, no? E noi abbiamo fatto un rapporto coesione e competizione, abbiamo raccontato tra le 20 esperienze la storia di Honda. Honda ha un impianto produttivo in Abruzzo, è l'unico impianto in Europa in cui si producono tutte le moto di Honda che vengono appunto vendute sul mercato europeo. L'aspetto di Honda interessante qual è? Che innanzitutto non c'è gerarchia, no? Se tutte le persone dall'amministratore delegato al dipendente sono in camice bianco, tutti vanno alla stessa mensa e c'è un'idea in qualche modo di una organizzazione che ha dei problemi a cui tutti possono dare una risposta. Quindi il tema non è raccogliere in qualche modo buone pratiche dall'esterno, ma allenarsi tutti a trovare soluzioni, no? E questo è un meccanismo interessante perché da un lato pone tutti dalla stessa parte, c'è una corresponsabilità sostanzialmente sull'andamento dell'impresa, c'è in qualche modo l'idea che tutti possono partecipare alle soluzioni dei problemi e questo è un meccanismo che in qualche modo, se vogliamo, travasato, non so quello che diceva per Luigi prima, è il meccanismo che va messo in campo, cioè creare un meccanismo in cui ci siano le condizioni favorevoli per cui il contesto possa generare soluzioni e in cui tutti i soggetti possono farlo. Quindi questo è il meccanismo che va messo in piedi, non raccogliere in un contesto che è quello tradizionale delle soluzioni che poi non trovano un contesto fertile, ma lavorare sul contesto, un contesto fertile che poi genera appunto un attivismo della popolazione, dei soggetti presenti sul territorio, che diventano poi alla fine loro stessi, no? In una dinamica diciamo, più attiva, protagonisti e attori attivi, no? Di un processo non spot, ma processo in qualche modo che dura nel tempo. Quindi questo mi sembra un meccanismo che vedo nel picco delle imprese, insomma, parliamo di aziende che sono dei comuni, no? Come dimensione, per cui questo meccanismo funziona molto. Quindi se vuoi, questo è un buono spunto, insomma, seguendo quello che diceva Pierluigi. Io volevo intanto salutare Simona, ringraziarla per la domanda e dirle anche che prossimamente nel modulo che ci sarà a ottobre, primi di ottobre, verrà Annibale D'Elia che l'anno scorso ci ha raccontato. Annibale D'Elia adesso lavora al comune di Milano, ma precedentemente ha lavorato presso la regione Puglia e all'interno è stato uno dei promotori di un programma dedicato soprattutto ai giovani che si chiamava Bollenti Spiriti, che è stato anche un po' modello che è stato studiato, perché in realtà è stato un po' quello, è stato un po' l'accendere la miccia su una sorta di proposizione che partiva dal basso di una serie di attività per migliorare i servizi del territorio, che poi ha generato tutta una serie di microimprenditorialità soprattutto rivolta ai giovani del posto. E quello è un esempio interessante, dove appunto in realtà l'ente pubblico in quel caso è un facilitatore, no? È un facilitatore sia nell'ascolto ma anche nel sollecitare magari una sorta di proposte che possono venire dal basso. E in questo anche il Comune di Milano, probabilmente Annibale D'Elia forse ci racconterà anche delle iniziative più recenti che adesso sta facendo con il Comune di Milano, c'è molto adesso la sperimentazione di pratiche che vedono una sorta di coprogettazione di queste attività. E quindi credo che vedrai che ti piacerà molto l'intervento del
che vedrai tra un paio di moduli del master. Se posso dire velocemente una cosa, a questo proposito la Fondazione Pistoletto ha una buona pratica esemplare in questo caso, che sono i forum della democraxia, non so se li conosci, fanno proprio questo, no Michele? Quindi invito ad andare a vederlo, è proprio un modo di coordinare le energie del territorio attraverso delle persone che hanno studiato il modello, che lo sanno trasmettere, che sono dei facilitatori e che aiutano la società civile a collaborare con le istituzioni in diversi modi. Mi viene in mente uno di cui ho qualche conoscenza in più, sono i patti di collaborazione, per esempio. Ci sono enti che aiutano a gestire questi patti tra la gente e il comune. Quindi il comune non ce la può fare da solo, è molto importante il coordinamento che può fare della società civile. Quindi ben vengano, secondo me, i forum. Ci sono forum che funzionano benissimo. Il comune deve essere però colui che dà la disponibilità per organizzarli, perché la società civile da sola non ce la fa, c'è troppa competizione. Il terzo settore, essendoci un comune come ente che coagula, coordina, offre gli spazi, i modi, i tempi, e anche magari un esperto, perché ci sono persone che lo fanno di lavoro questo, si possono contattare diverse società che lo fanno, potete aiutare le persone del vostro comune, le associazioni, i professionisti a lavorare insieme. Ti invito in questo contesto ad andare a vedere l'ABSUS. L'ABSUS è un ente italiano che si occupa di patti di collaborazione. Poi sicuramente i forum di democraxia, se metti patti di collaborazione o democrazia partecipata trovi tanto su internet. Ne abbiamo parlato un po' di queste cose in realtà nel master, naturalmente, per il tema della sussidiarietà, a partire dalla Costituzione, e se ricordate abbiamo proprio citato sia l'esempio di l'ABSUS, che ovviamente il lavoro che stiamo facendo in fondazione con i forum, però certo questa è proprio una strada centrale per noi. Altre domande? Sono stupito, di solito c'è proprio un... Clara, non c'è nessuno lì in aula che deve chiedere delle cose? No, al momento no, dicevamo che non c'è Giorgio, quindi... Ecco, è questo, infatti... Mi aspettavo proprio una domanda da Giorgio. Io volevo chiedervi questa cosa qua. Si è parlato di, in qualche modo... No, Luca parlava di come in qualche modo si può passare da un concetto che sembra facile, ma in realtà non è facile per niente, passare dall'economia del potenziale all'economia delle capacitazioni, insomma un po' questa riflessione, come dire, anche piuttosto datata, nel senso che Amartya Sen ha scritto queste cose molto tempo fa, non le ha scritte nel 2020. Però difficile in realtà, è un ragionamento complesso, complicato soprattutto nel momento in cui si parla con le imprese, no? Ed è una domanda che vorrei fare un po' a tutti, perché in modo diverso ne avete a che fare, cioè, come dire, straordinario, no? Il report di Simbolo di quest'anno ci dice, sapete che c'è? Che le imprese hanno scoperto che se lavorano rispetto alla dimensione relazionale, quella roba è una dimensione competitiva. Fantastico, no? Come se no, hanno scoperto l'acqua calda. In realtà sembrava di stare dentro il paradigma esattamente, no? dell'economia della capacitazione, per cui fondamentalmente è un vantaggio competitivo, credo, perché è in quella relazione che si gioca un aumento delle capabilities, no? di ciascuno degli attori. Forse. E ugualmente stare dentro quel paradigma vuol dire anche stare dentro il paradigma di una cultura che in qualche modo genera valore, quel valore di cui parlavi prima tu, no Pierluigi, cioè quella necessità di cambiare il paradigma, per cui fondamentalmente smontare il principio di autorialità in qualche modo, no? E nei modi più raffinati che hai detto tu. Però la domanda che vorrei fare a ciascuno di voi è in che modo avete esperienze, avete
è capitato, diciamo, di averci a che fare, in che modo è possibile parlare con le imprese di questi temi e aiutare gli imprenditori a fare un passaggio, a trasformare, a cambiare degli aspetti, no? Pensate che sia necessario oppure no, perché in realtà i processi sono altri. Ecco, in questo, insomma, un po' mi piacerebbe provare a costruire un nodo di riflessione intorno a questi discorsi che abbiamo fatto e a come il mondo dell'impresa, della produzione, con cui anche ci confrontiamo, dei servizi, se volete, può attraversarlo. Io inizio, l'esito del rapporto è un po' quello, no? Cioè, nel senso che c'è un valore enorme a cui le imprese non guardavano, almeno molte imprese, che oggi invece inizia a essere un valore importante per le imprese, no? Lo raccontavo prima, cioè nella pandemia tanti aspetti invisibili, no? Come dire, importanti, come le relazioni tra dipendenti, impresa, territori, sono diventati fondamentali per decidere la vita o la morte di un'impresa in questo periodo. Quindi sono tutti aspetti invisibili che oggi sono diventati molto visibili, per cui molte imprese hanno colto, diciamo, il valore, no, di questi aspetti, e quindi, no, c'è un'accelerazione rispetto a questo tema. Faccio un esempio: nella precedente rilevazione era circa il 50% delle aziende che avevano messo in campo dei meccanismi per, diciamo, progettare meglio le relazioni con i propri dipendenti. Nell'ultimo anno parliamo del 98%, cioè non c'è un'azienda che in qualche modo non ha messo in campo dei meccanismi per stringere sostanzialmente quello che è la propria famiglia, no? La macchina con cui sostanzialmente poi si produce, appunto, felicità per l'azienda, ma anche per le persone che lavorano nell'azienda. Quindi questo è un meccanismo che è diventato molto più evidente nella pandemia. E questo, diciamo, questa relazione in fondo che cos'è? Non è solo una, diciamo, una relazione buona, no? di felicità reciproca, ma è anche un capire che dall'altra parte ci sono competenze, no? Che possono essere, cioè, la relazione che c'è tra i consumatori. Io citavo il caso di Lago, perché è importante mettersi in relazione con i propri consumatori, con i propri clienti, perché da quel mondo lì puoi avere tantissime informazioni su come sta cambiando il contesto, puoi avere interpretazioni sul prodotto che tu hai o aspetti o potenziali del tuo prodotto che tu non hai colto, che in qualche modo la comunità può mettere in evidenza. Perché è importante, diciamo, mettersi in relazione con il terzo settore? Perché il terzo settore ti dà una, in qualche modo, delle antenne in più, no? Che ci sono nella società, che in qualche modo ti permettono di adattare anche la tua impresa, il tuo fare impresa, il tuo relazionarti col territorio, ma anche con alcuni mondi, alcune componenti della tua clientela o della clientela che tu ancora non hai, che potenzialmente puoi avere. Cioè, in questa relazione c'è uno scambio sostanzialmente di informazioni, di know-how sul contesto, sul prodotto, su tantissimi aspetti che diventano un arricchimento enorme dell'impresa. Che vuol dire? Che questa relazione cambia la geografia, no? Il perimetro dell'azienda. L'azienda, o meno, queste aziende che vanno in questa direzione, che rappresentano ormai il 30%, vuol dire che il 70% non lo sono, però il 30% aumenta nel tempo, sta capendo che questo, diciamo, il primo dell'azienda non finisce con l'azienda, ma finisce sostanzialmente con questa ragnatela di valore, no? Che l'azienda nel tempo deve progettare innanzitutto e costruire e mantenere nel tempo. Questo, secondo me, è un cambiamento in atto. Ripeto, il 70% delle aziende ancora non hanno questo atteggiamento, ma lo hanno parzialmente magari, e che diventa un fattore premiante, perché poi l'azienda, aspetto interessante, che queste aziende qui hanno delle performance migliori, no? Sul mercato, per tutti i motivi che dicevo prima. Hai un sistema che è dalla tua parte e quindi ti aiuta nei momenti di difficoltà, è un sistema che ti informa, quindi in qualche modo hai elementi per settare meglio, no? Le tue strategie. E puoi fare innovazione, perché da queste relazioni nascono tantissimi spunti di innovazione. Il caso di Honda, che dicevo prima, è interessante perché dalla comunità dei dipendenti nascono le innovazioni dell'impresa, che vengono implementate dall'impresa. Quindi in qualche modo è rendere la comunità, che è una comunità dormiente, a cui ci si relazionava in maniera univoca, no? Il cliente, il dipendente, e si iniziano ad attivare delle relazioni di scambio che danno tantissimo valore, e le aziende iniziano a mettere in valore questo sistema, insomma, di competenze, conoscenze che sono in quella rete, che oggi viene sempre più progettata e mantenuta.
Io credo che questa nuova situazione ci porti anche un po' a riflettere su quelli che ci sono stati offerti in qualche modo come i modelli di aziende che potevano in qualche modo, come dire, trasformare gli scenari di cambiamento sociale ed economico e in qualche modo segnare una strada nuova. Cioè, noi siamo ancora molto dipendenti nell'immaginario collettivo dai modelli, diciamo, di ispirazione californiana, che ancora vedono nell'azienda, da questo punto di vista, una specie di strano compromesso tra, come dire, una visionarietà sociale e delle forme di individualismo competitivo estremamente forti. Non a caso è interessante notare come quello che era un tempo uno dei territori, se vogliamo, più liberal e più inclusivi degli interi Stati Uniti, cioè l'area di San Francisco e la Bay Area, è oggi uno dei posti più invivibili, più cari e più in un certo senso inospitali che possano esistere, dove persino un insegnante di scuola superiore letteralmente deve fare più di un lavoro per non vivere come un homeless, cioè non dico per vivere una vita dignitosa. Allora, tutto questo in un certo senso ci deve appunto far pensare sul fatto che soprattutto io credo che uno degli aspetti interessanti da questo punto di vista, con tutti i limiti e i problemi che abbiamo noi dell'esperienza europea, e che abbiamo forse, nella misura in cui non accettiamo in maniera stupida questo tipo di modelli che culturalmente non ci appartengono, noi abbiamo una memoria storica diversa di come si possa effettivamente fare azienda in un modo che abbia un reale rapporto costante con il territorio. Veniamo da modelli molto fortunati, di cui purtroppo, come sempre ci capita quando viviamo delle stagioni felici, continuiamo a consumare la retorica decisamente fuori tempo massimo, e dobbiamo reinventarli. C'è tutta l'idea, no, dell'Italia distrettuale, della qualità. Adesso è venuto fuori questo bellissimo filmato celebrativo di Salvatores, no, appunto sull'Italia del saper fare. Sono tutti anziani. Cioè, ma che razza di messaggio diamo? Cioè, c'è questa idea, praticamente diciamo, sì, c'è un'Italia che sta andando in pensione che sa fare benissimo le cose. Meraviglioso, un messaggio proprio, come dire, vincente da qualunque punto di vista. Il problema nostro è quello lì. Cioè, noi abbiamo sempre avuto questa grande, anche in momenti di grande difficoltà come questa, insomma, una fortissima reticenza a provare a sperimentare con delle modalità che non siano quelle appunto che non ci appartengono, cioè delle modalità nelle quali si possa sperimentare mantenendo un collegamento con il territorio, ma portandolo anche a pensare in modo un po' visionario. Cioè, l'esempio citato più a sproposito nella storia del nostro paese è il Rinascimento, che tutti noi consideriamo, come dire, una specie di marchio di fabbrica nel fatto che nei nostri geni ci sia chissà quale formidabile ingegno, quando non si capisce che la storia del Rinascimento è la storia di una forma di risk taking estremo, nel quale a livello soprattutto politico si sono sviluppate delle forme di imprenditorialità talmente rischiose, talmente complesse, che hanno provocato quel tipo di risultati, ma appunto con una cultura che c'è alla base, che è proprio il contrario dell'autocelebrazione o del, come dire, di questo continuo e ossessivo riferimento alle proprie radici, qualunque cosa esso siano, cosa che, come dire, portata in pratica faccio fatica a capire in cosa consistano queste benedette radici. Fatto sta che io credo che adesso davvero anche lì, cioè, è importantissimo fare riferimento, no, a questi modelli importanti della nostra storia imprenditoriale in cui c'è stata questa visionarietà, appunto il modello Olivetti, tutti quelli che sono seguiti, però era un modello degli anni 50-60 con tutta la sua, come dire, importanza, visionarietà, bellezza. Cioè, oggi non è normale da un certo punto di vista, o meglio, non farebbe la differenza come la faceva allora, ma non perché non sia un'idea originale, ma perché il contesto è cambiato. Allora, ecco, da questo punto di vista abbiamo proprio bisogno di, come dire, di cominciare a creare proprio una dinamica di innovazione organizzativa diversa, e anche lì non tanto andandoci a cercare risanti, ma andando soprattutto a fare una cosa che noi abbiamo completamente dimenticato, cioè a essere molto più, come dire, aperti e tolleranti
nei confronti della sperimentazione dell'errore. Una delle cose che sono più paralizzanti nell'Italia di oggi, e questo vale anche per gli imprenditori, è proprio questa cosa che non si deve sbagliare. Ora, non voglio fare la solita retorica dell'errore, fail better, eccetera, eccetera, appunto di californiana memoria. Però è anche vero da questo punto di vista che noi siamo paralizzati per questa ragione, perché nessuno può sbagliare, perché nel momento in cui vieni preso in castagna, finito, chiuso, cioè tu non capisci niente, non valli niente, e la maggior parte in realtà dell'innovazione, della sperimentazione si fa con gli errori. E la cosa più comica da questo punto di vista è che il maestro di questo è Leonardo da Vinci, che è l'epitome, diciamo, di un certo visione di immaginazione rinascimentale. La stragrande maggioranza di quello che ha fatto Leonardo non funzionava, però non funzionava in modi estremamente interessanti e intelligenti. E quindi noi ci ispiriamo al Rinascimento, ci ispiriamo a Leonardo, poi siamo intolleranti sugli errori e non capiamo che la sperimentazione adesso vuol dire soprattutto muoverci in un territorio ignoto. E il momento è adesso, cioè è chiaro che adesso che abbiamo a disposizione risorse importanti, che abbiamo delle urgenze importanti, questo è il momento di sperimentare, e soprattutto di lasciare questo spazio di sperimentazione alle generazioni che lo devono fare, cioè non ai grandi vecchi della nostra cultura, che meritano tutto il nostro rispetto e tra l'altro la nostra attenzione. Però poi lo spazio non può che, non deve che essere quello dei giovani, ora non ancora una volta con una retorica giovanilistica, ma per un puro fatto demografico. Santi Dio. Quindi è chiaro che da questo punto di vista abbiamo davvero bisogno di sperimentare modelli nuovi, non copiare scioccamente dagli altri, perché la nostra cultura organizzativa, imprenditoriale e di impresa è perfettamente in grado di supportare questo nuovo salto di qualità, però adesso dobbiamo veramente tornare un po' a questa cultura del rischio e del coraggio, che è quella vera da cui veniamo e che purtroppo abbiamo così drammaticamente frainteso. Allora, la domanda, Michele, era come portare a livello dell'impresa queste buone pratiche, questi approcci, no? Mi chiedevi questo. Beh, direi che sicuramente inserendo un nuovo stile aziendale nel processo economico. L'impresa non è più quella di prima, non può più essere guidata dalle dinamiche di prima, serve formazione, serve cultura, una nuova cultura aziendale che in accademia si sta cominciando lentamente a fare, stanno nascendo dei corsi universitari importanti, uno di questi l'abbiamo fondato noi a Torino, la cattedra Raymond Panikkar, sull'economia etica e la finanza etica e l'economia solidale, ma ce ne sono tanti altri, l'Università di Bologna con Zamagni e ormai Milano, Roma, ci sono diversi corsi universitari che fanno questo a livello magistrale, ci sono diversi master come questo, stanno nascendo diversi luoghi in cui ci si può confrontare, si possono mettere in confronto le buone pratiche che ci sono nel mondo. Lo stile americano che aveva un po' avviato una riflessione su un nuovo tipo di economia o di approccio al mercato è sicuramente diventato vecchio, in questo caso davvero l'Europa è in questo momento siamo più avanti, perché il modello del coaching aziendale o della PNL è vecchio ed è quello che ha creato tutti questi danni. L'Italia è molto più avanti, con un passato di economia civile importante, un presente di economia civile importante, quindi per esempio tutte le buone pratiche, la scuola di economia civile è un luogo in cui ci si può formare. Ritengo che l'organizzazione del lavoro debba essere cambiata partendo dallo stile e che debbano essere pensate delle figure apposte in azienda. Come una volta c'era il responsabile del budget, il responsabile della sicurezza, adesso ci deve essere un responsabile della corporate social responsibility. Un'azienda non può non averlo. E deve esserci un responsabile del benessere in azienda. Una persona che fa solo quello, che studia quello, che impara dagli altri, che osserva i bisogni dell'azienda e che mette in pratica delle pratiche per migliorare la qualità del lavoro e di tutti i benefici di tutti gli stakeholder dell'azienda. Noi come Movimento Mezzo Pieno abbiamo un programma di questo tipo che si chiama l'Organizzazione Positiva del Lavoro, che si occupa proprio questo, di formare all'interno dell'azienda delle figure che si chiamano i Chief Positivity Officer, cioè un responsabile della positività in azienda, che si occupa a tempo pieno
di elaborare dei meccanismi di positività nelle relazioni tra i dipendenti, tra tutti gli stakeholder, con il mercato, i fornitori, i concorrenti, il rapporto con l'ambiente, con le comunità. È un processo, è lungo. Se non fa parte della cultura aziendale, perché l'imprenditore è un imprenditore anziano, i giovani hanno le carte per entrare con delle nuove energie, delle nuove idee, ma è tutto da costruire. Siamo appena all'inizio di questo. Condividiamo come imprenditori le buone pratiche, perché ce ne sono, e lavoriamone di nuove. Ma sicuramente parte tutto da un'organizzazione. In impresa si deve cambiare lo stile. Basta pensare al profitto, basta incominciare a pensare a dei nuovi obiettivi. L'obiettivo potrebbe non essere più quello di guadagnare di più, ma quello di far star meglio i nostri dipendenti, o quello di far star meglio la comunità in cui l'impresa si colloca. Ci sono diversi modi, ne abbiamo parlato stamattina al master, ci sono diversi modi per fare social responsibility, alcuni nuovi, ancora da esplorare, ma sicuramente c'è tanto tanto da imparare, e per questo credo che è necessario l'impegno di tutti e la condivisione di tutti. Non teniamoci per noi le cose, condividiamole. Mezzopiano fa questo, condividiamo buone pratiche, abbiamo più di 3.000 buone pratiche nel nostro archivio della biblioteca delle buone pratiche. Simona prima chiedevi i comuni come possono fare, anche i comuni, abbiamo centinaia di buone pratiche dei comuni, vai a vedere sul sito di Mezzopieno, e così come la salute, l'impresa, la politica, l'ambiente, ci sono già tante cose, ci sono già, basta andare a vederle in giro, altre inventiamocele, scopriamole insieme, è il momento giusto per farlo. Mi viene da dire questo, ho avuto modo qualche giorno fa di discutere, riprendendo quel che dicevi Pierluigi sui distretti, no? Questa cosa del saper fare che sembra quella cifra, in realtà sono la gente che va in pensione. E qualche giorno fa discutevo con il presidente dell'Unione Industriale Biellese, Giovani, no? Cioè la sezione giovane, cioè sono gli industriali, gli imprenditori, poi ci sono i giovani imprenditori. E lui mi faceva notare questa cosa qua, che negli ultimi 20 anni, no, gli ultimi 2, ma gli ultimi 20 anni, nel distretto biellese, che sì, ma come la maggior parte dei distretti italiani, come dire, è stato segnato dalla crisi, ma poi chi ha resistito in qualche modo attraverso o processi di verticalizzazione o altro genere di processi, in qualche modo è andato avanti e tendenzialmente molto più potente di prima, ecco, dal punto di vista della produzione, eccetera. Ma questa è la storia dei distretti. Però lui mi faceva notare questo, no? Che in questa monocultura della lana nel distretto biellese o di altre cose in altri distretti, negli ultimi 20 anni non ci sono imprenditori giovani che hanno fondato un'impresa che si occupa di lana o di tessile. Qualcuno ha fatto dei servizi per, no? E quindi in qualche modo connesso al distretto. Però questo mi sembra interessante rispetto alla dimensione di coraggio e di rischio di cui parlavi prima. E alcune delle imprese fondate in questi ultimi anni sono delle imprese che sono cresciute moltissimo, no? E che anzi proprio la dimensione, diceva proprio questa cosa qua, la dimensione della provincia o del territorio intermedio o non centrale, vorrei dire delle aree interne perché entriamo in un altro genere di considerazioni, proprio quella dimensione ridotta ha permesso a queste imprese, che non erano imprese core, no? Imprese del territorio, connesse al territorio, al distretto, in senso no, come lo intendevamo, ha permesso a queste imprese di esplodere, perché in qualche modo diciamo, ma quel territorio ti fava per noi, no? Cioè questa dimensione è relazionale al contrario, vorrei dire, Domenico, no? Cioè, come dire, è la dimensione del piccolo, del medio territorio, che non è Torino, che non è Milano, che non è che puoi tifare per tutte le nuove start-up, no? E invece a Biella, sotto fondi una start-up, anzitutto probabilmente ti conosce un po' tutti, per cui i processi burocratici sono un po' più semplici, questo diceva lui. E poi c'è questa dimensione proprio di forza, no? Che di forza del territorio. Mi sembra abbastanza vicino. E poi invece l'altra cosa che volevo dire, Luca, no? Rispetto a questa cosa, facciamo corsi... E richiamando in realtà un'esperienza dei distretti, altra è che forse varrebbe la pena di fondare un nuovo Istao, no? Un nuovo, no? Fuave ha fondato questa scuola straordinaria per i manager fondamentalmente, no? Per costruire uno stile di azienda diverso, e a partire dallo studio, dalla ricerca. Non lo so, magari esiste già in realtà. Certo, sì, Istao... è un luogo di formazione importante in questo senso, sì. Ma ce ne sono tantissimi,
dobbiamo formarci, è tutto nuovo, sicuramente. Non so se ci sono altre domande, se sono nate delle sollecitazioni in questo senso. C'è una mano alzata da parte di Gabriella. Forse Clara, se puoi dargli la possibilità di parlare. Ho dato la parola, l'audio. Gabriella, si apre il microfono. Gabriella è collegata dalla Bolivia, è la nostra studentessa del master, che ha un bel fuso orario di differenza. Vediamo se riesce. Ciao Gabriella. Ciao, Gabriella. Sì, ti sentiamo. Ciao, grazie a tutti per l'interessante riunione. Io vorrei conoscere la vostra opinione sul rapporto tra istruzione ed economia. E io comincio a pensare a cosa dice Nussbaum qui in America Latina, Luis Kamitzer, che l'istruzione attuale è regolamentata e valutata per ragioni economiche. Qual è il suo punto di vista su questo? Auguri a tutti. Scusa, Gabriella, non abbiamo capito, è la tra istruzione ed economia? Sì. Qual è il rapporto tra istruzione e economia? Però pensandolo come che l'istruzione attuale è regolamentata e valutata per ragioni economiche. Cosa che dice Nussbaum e qui in America Latina Luis Kamitzer, che altro pensatore? Beh, allora, qualche osservazione su questo. Grazie, una bellissima domanda secondo me. Allora, è chiaro che noi siamo andati verso una progressiva economizzazione dell'istruzione, tanto che per molti economisti fondamentalmente il principale valore dell'istruzione è quello di fornire un segnale sul mercato del lavoro, cioè il fatto di avere un determinato titolo ti mette in grado di accedere, quindi non è tanto un discorso di quello che impari, ma del titolo che acquisisci. In realtà stiamo ovviamente capendo che la conseguenza di tutto questo è che anche i nostri modelli di istruzione si sono spesso fortemente conformati a questo tipo di idea. Cioè noi se andiamo veramente a capire come funzionano per esempio i modelli di istruzione, ci rendiamo conto di una cosa, per esempio noi fin dall'inizio portiamo i bambini a stare in una situazione di assoluta fissità e immobilità mentre apprendono. La prima cosa che oggi stiamo imparando dalle neuroscienze è che se si dà ai bambini la possibilità di muoversi, apprendono molto di più. Perché? Perché noi esseri umani abbiamo sviluppato dei meccanismi di apprendimento che sono legati anche alla nostra cosiddetta simulazione incarnata. Più siamo in grado di muoverci, più meglio funzionano i nostri meccanismi cognitivi. Il problema è che se tu devi far muovere dei bambini, invece di metterli in una situazione, come dire, di controllo, di irregentimentamento, nella quale devono fondamentalmente ascoltare in silenzio per poi riprodurre determinati tipi di contenuti, apri delle strade molto diverse e quindi la ragioni anche su tutta una serie di percorsi di, come dire, di autonomia, di non semplicemente, attenzione, di sviluppo dell'individualità, ma anche proprio di sviluppo di forme di agenzia collettiva, per esempio di una comunità che apprende, che sono delle cose che la maggior parte dei nostri sistemi educativi oggi non sono abituati a considerare. Nel lavoro che mi è capitato di fare, cioè che faccio in realtà da tanti anni con una mia collega di Harvard che si chiama Doris Sommer, che ha sviluppato un meraviglioso protocollo di apprendimento che tra l'altro è stato sviluppato soprattutto in America Latina, soprattutto in Colombia, in Messico, in Cile, cioè in vari paesi comunque del Sud America o dell'America Centrale. L'idea invece è proprio quella, per esempio, di andare a sviluppare, soprattutto con classi che arrivano da contesti sociali a rischio, quindi ragazzi magari che vengono da condizioni di disfunzionalità familiare o di privazione socio-economica, di andare a sviluppare dei nuovi modelli di apprendimento che, guarda caso, partono proprio dai testi, qualunque tipo di testo. Io ho fatto un esperimento una volta col primo capitolo di Cosmo di Carl Sagan.
quindi un test di astronomia, si può farlo veramente con qualunque tipo di cosa, e noi abbiamo lavorato in quel caso con delle maestre di scuole elementari di alcuni distretti problematici dell'area di Boston, per andare a sviluppare per esempio delle nuove metodologie, delle nuove pratiche di insegnamento che avevano a che fare soprattutto con il portare letteralmente tutti i ragazzi della classe ad avere, come dire, una forma di risposta attiva rispetto a un certo tipo di stimoli, ma anche, come dire, facendoli lavorare con le competenze che avevano già, con la loro capacità di raccontare storie, con la loro capacità di disegnare, con la loro capacità di mettere in scena determinati tipi di contenuti. I risultati di questi esperimenti con pretext sono veramente eccezionali, perché in realtà il vero problema è che appunto la dimensione economica davvero interessante dell'istruzione è quella che permette, torniamo appunto a Nussbaum e a Sen, che permette anche delle vere e proprie forme di fioritura individuale, cioè permette anche lo sviluppo, l'emergere di capacità che non sono necessariamente quelle che gli stessi soggetti pensano di avere. Quindi da questo punto di vista, anche proprio nel ripensamento dei sistemi educativi, siamo ancora una volta ad un punto di svolta e sarà estremamente importante portare avanti questo tipo di sperimentazioni e, guarda caso, anche in questo contesto, come dire, un ruolo più attivo della cultura può essere estremamente interessante e può funzionare da acceleratore, perché parlo delle sperimentazioni a cui mi è capitato di assistere, di lavorare di persona, i risultati sono veramente impressionanti. Altre domande? Volevo solo informare che alle 18 Domenico Stura Botti ha un altro impegno e quindi si dovrà, quindi approfitto per salutarlo se si deve allontanare, ringraziandolo moltissimo per l'intervento e la partecipazione di oggi, sperando che sia l'inizio di una nuova collaborazione con questo master. Assolutamente, vi ringrazio. Perché abbiamo un sacco di cose in comune di cui dialogare. Benissimo, grazie a tutti e buon lavoro agli studenti. A presto. Ciao Michele, ciao a tutti. Ciao Luigi. Ciao Domenico. Purtroppo anch'io mi devo congedare perché appunto il programma prevedeva la fine alle 18 e ahimè l'agenda si è subito popolata. Va bene, allora dichiariamo chiusa la sessione. Ho appena postato un'informazione per chi vuole avere informazioni riguardo al master. Io direi che forse la cosa migliore è di rimandare un open day che è già stata programmata per il 22 settembre alle 11.30, in cui viene raccontata in maniera approfondita tutti gli aspetti del master. Ci sarà possibilità poi di avere dei chiarimenti, così non prolunghiamo anche per chi magari non è interessato questa parte. Quindi vedo che Vittoria ha già risposto e quindi ci rivediamo con lei virtualmente online il 22 settembre. Chiudiamo allora, Michele, ringraziamo tutti i nostri relatori e anche chi ci ha seguito, i nostri colleghi e partecipanti del master che sono in aula, quelli che sono online e tutti gli esterni che hanno partecipato. Grazie veramente a tutti e teniamoci in contatto. Arrivederci a tutti, buona serata. Arrivederci. Buona serata.